Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti e benvenute al 164esimo mercoledì di Nexa, che oggi si intitola La rivoluzione digitale, storia di un'ideologia. Il nostro ospite è Gabriele Balbi dell'Università della Svizzera Italiana, che ha scritto un libro su questo tema che si intitola L'ultima ideologia, breve storia della rivoluzione digitale, che avremo il piacere di discutere con lui oggi, ed è professore ordinario in Media Studies presso l'Istituto di Media e Giornalismo dell'Università della Svizzera Italiana, dove fra l'altro dirige il Bachelor in Comunicazione e l'Osservatorio sui Media e le Comunicazioni in Cina. Lasciatemi dire un aneddoto: Gabriele Balbi è laureato in Scienze della Comunicazione, come me, e quindi insomma ci siamo conosciuti molti anni fa, e allievo di Peppino Ortolero, un professore che tutti quanti noi conosciamo e che fra l'altro è un affezionato amico del Centro Nexa, quindi insomma è bello che poi gli studenti che sono cresciuti con lui si succedano anche qui a Nexa. E poi Gabriele Balbi, insomma, si occupa di un tema che per Nexa è caro, no? La rivoluzione digitale. Insomma, chi frequenta il nostro centro sa che era il titolo questo anche di un corso di Juan Carlos De Martin, direttore del centro Nexa, che ha avuto il piacere di invitare Gabriele per parlarne, solo che oggi è in viaggio di ritorno dagli Stati Uniti e si scusa per non poter essere qui presente, ma ci segue a distanza. E uso del centro Nexa, prima di dare la parola al nostro ospite, presentarsi in modo tale che lui sappia chi siamo. E quindi il primo sono io, sono Antonio Sant'Angelo, sono professore associato all'Università di Torino, sono un semiologo e insegno semiotica delle culture digitali. Qui al centro Nexa sono un senior research fellow. Io sono un follower, si dice, no? Usare un termine rivoluzionario adeguato all'evoluzione, un seguace chiamato rivoluzionario. Mi chiamo Aldo Pedico innanzitutto, sono diventato pensionato da un anno, faccio compagnia alla professoressa, però sono un ex imprenditore. Io dal 75 mi sono sempre occupato di informatica. Continuo comunque a lavorare come libero professionista, faccio pubblicazioni, scrivo. Essenzialmente sono specializzato su tutto ciò che riguarda la cyber security e tutto ciò che riguarda la protezione dei dati personali, quindi continuo a seguire appunto attività come libero professionista. Seguo Nexa da un po' di anni, quindi ho piacere di continuare, perché questo vuol dire continuare a vivere ed essere sempre, visto che sono anche interessato come libero professionista, ecco. Grazie. Io mi chiamo Enrico Caseri, sono assegnista di ricerca al Dipartimento di Giurisprudenza di UNICO, Università di Torino. Cristina Voto, anch'io assegnista di ricerca UNITO, all'Università di Torino, e al Dipartimento di Filosofia, Scienze e Educazione. Cioè, mi occupo di semiotica, infatti lavoriamo con Antonio, il nostro progetto di ricerca, e mi occupo di semiotica, studi sulle tecnologie da una prospettiva di genere. Io mi chiamo Marco Rondino, sono dottorando in ingegneria informatica per Politecnico e mi occupo di intelligenza artificiale, specialmente in termini di qualità dei dati dal punto di vista della fotografia. Io sono Anita Botta e appunto mi occupo della comunicazione del centro Nexa e le voglio anche Sant'Angelo, quindi anch'io sono specializzata in comunicazione. Io sono Anna Masera, sono giornalista e sono trustee nel Centro Nexa. Io sono Maurizio Borghi, insegno diritto della proprietà intellettuale, diritto di internet all'Università di Torino e sono il condirettore del Centro Nexa. Io sono Giuseppe Gabriele Rocca, laureato in comunicazione e cultura dei media all'Università di Torino. E seguo il Centro Nexa da un po', anche perché mi ha aiutato anche con la tesi di laurea magistrale. Grazie. Gabriele, a te la parola. Come sai, hai all'incirca un'ora per presentarci i tuoi contenuti e poi ci andremo a discutere. Va bene, allora, grazie dell'invito anzitutto, grazie della presentazione, abbiamo scoperto dei passati comuni e niente,
ringrazio anche Juan Carlos, che appunto non c'è, ma era stato lui a contattarmi. Adesso questo corso l'ha tolto direttamente o ci sarà? Adesso ce n'è un altro, okay. Questo corso ha solo cambiato nome. Va bene. Perché in effetti il nome della rivoluzione digitale è un nome particolare, che può suonare anche vecchio. Adesso magari ragioniamo su quello, perché nel mio libro ragiono su questo tema. Allora, discutiamo appunto di questo libro sta per essere sta per uscire. In inglese per Oxford University Press, una versione aggiornata, diciamo. Il libro del 22, questo qui sarà del 23, perché è aggiornata, perché questa storia dell'idea di rivoluzione digitale, adesso mi soffermo un po' meglio, è una storia che effettivamente si può applicare quasi ogni tecnologia che emerge nel corso del tempo. E questa è una delle tesi di fondo del libro. Io sono storico di professione e quindi la mia idea era quella di individuare appunto la storia di questo tema. Se dobbiamo ragionare da quali framework teorici, da quali settori teorici, diciamo, viene il libro, se si fa un PhD di solito si dice la domanda di ricerca. Allora, la domanda di ricerca che c'è in questo libro è: come è stata raccontata la rivoluzione digitale? Cioè, questo libro mira a rispondere a questa domanda. Cioè, non è un libro sulla storia del computer, sulla storia di internet, sulla storia del telefono mobile, no. È un libro su come è stata raccontata l'idea che siamo dentro una rivoluzione. E questo è il tema. E quindi fa parte un pochino di una branca, diciamo, della storia contemporanea, che è la storia delle idee. Ho messo qui Kozelek, che è forse uno dei rappresentanti più interessanti, tra l'altro ha lavorato molto sul concetto di rivoluzione. Ha in parte a che fare con concetti vicini anche alla semiotica, adesso oggi scherzeremo sulla semiotica tutto il tempo, che sono argomentazione, narrazione, storytelling, più da marketing, lo so, da branding, quindi mi ucciderete, ma ecco. Diciamo quindi i racconti che vengono fatti, specialmente nei media, nei prodotti culturali, nelle parole dei politici, negli imprenditori, questo libro pieno di fonti, del resto io sono storico, mi rifaccio alle fonti. E questa è una letteratura, diciamo, in parte narrative theory, qui metto un po' di parole chiave che vi ho già detto. Sicuramente ha dentro la prospettiva storica, e quindi io direi vengo da media studies e storia dei media, è già stato citato Peppino Ortoleva, permettimi di citare anche Giuseppe Richieri, che è colui che ha diretto la mia tesi di dottorato, e quindi ho un approccio, diciamo, di storia dei media classica. E io sono anche, diciamo, di lungo periodo un approccio STS Actor Network Theory, quindi c'è dentro anche STS Actor Network, che so essere magari familiare ad alcuni di voi, specialmente dal punto di vista anche di gender studies. È appena uscito un libro sul tema interessante per la terza, no? Quarta, diciamo, dimensione, quarto framework teorico che è dentro questo libro, anche se sembra un po' strano e mi ero chiesto se farlo o no, perché uno può essere ucciso da chi ne sa più di lui, è quello del pensiero politico-economico in merito alle rivoluzioni. Cioè in questo libro ci sono anche alcuni classici come Tocqueville, Hannah Arendt e come Marx, che non hanno parlato di rivoluzione digitale, ma i cui racconti sulle rivoluzioni sono stati sorprendentemente ripresi anche dai grandi CEO, per esempio, della digitalizzazione. Ora, paragonare Elon Musk a Marx forse è un passo un po' troppo, però attenzione, ho individuato nel libro alcune parole chiave che Elon Musk, ad esempio, ha ripetuto, che sono praticamente marxiste, eccetera. Quindi mi sono anche divertito a ritrovare un po' di questi classici del pensiero rivoluzionario, diciamo così. Vi dicevo storico, fonti. Questo libro non sarebbe stato possibile se io non avessi fatto qualche mese, perché poi è scoppiata la pandemia, di visiting a Montreal. E non sarebbe stato possibile senza le biblioteche canadesi, probabilmente senza i database canadesi, nel senso che una valanga di materiale a disposizione in database mi hanno permesso ricerche per parola chiave, ricerche su, non so, giornali tipo tutto il New York Times digitalizzato, eccetera, eccetera. Quindi mi hanno molto aiutato, paradossale, no? Un libro sulla rivoluzione digitale, proprio la digitalizzazione di questi archivi. Alcuni sono quantitativi, alcuni qualitativi. Vi faccio vedere alcune cose su Google Engram e Factiva che secondo me sono interessanti. I database ho già citati. C'è anche una componente visiva che nel libro non c'è perché l'editore non l'ha voluta, c'è in quello inglese, però oggi ve la mostro un po', perché non so, vi mostro qualche copertina del Times, qualche pubblicità, qualche cartoon, molti cartoon, perché ho cercato di fare un lavoro anche su appunto le vignette, diciamo, che hanno raccontato la rivoluzione. Ho lavorato anche un po' su Wikipedia, diciamo sempre ai nostri studenti, mi raccomando, non andare su Wikipedia a copiare, per me Wikipedia è stata una fonte straordinaria per vedere ad esempio come la voce Digital Revolution, Rivoluzione Digitale, o le omologhe francesi, tedesche, in parte anche cinesi, sono cambiate nel corso del tempo, perché Wikipedia ci dice
torna indietro alla versione precedente, quindi posso rintracciare le versioni precedenti della definizione. Quindi ho usato Wikipedia come, in qualche modo, deposito della conoscenza generale, mettiamo così. Poi ovviamente in italiano il grande dizionario della lingua italiana, che è fondamentale perché è un libro che contiene molte definizioni. Altre fonti particolari vanno dai doodle, che sono state dedicate ai grandi personaggi della rivoluzione digitale, fino alle statue, ne vedremo un po', qualche targa, i profili LinkedIn, insomma, fonti un po' particolari che ci raccontano alcune cose sulla rivoluzione digitale. Faccio una piccola riflessione sullo stile di questo libro, ne parlavamo in apertura, quindi chi è collegato non può saperlo. Secondo me, come accademici, ci troviamo di fronte a un momento storico abbastanza spartiacque. I nostri libri non sono letti quasi da nessuno al di fuori dell'Accademia, diciamo la verità. Miriamo a scrivere e pubblicare su grandi riviste internazionali, che molti leggano gli articoli su riviste internazionali, è tutto da stabilire, ma adesso non voglio qui fare. Quindi l'editore mi ha lanciato una sfida, mi ha detto, dai, facciamo un libro, ok, con la serietà accademica e tutto, ma ad esempio in cui non c'è citazione a piedi pagina o citazione tra parentesi. Tutto in fondo, i riferimenti bibliografici, e quindi tutto si dovrebbe leggere senza avere la citazione. Io da storico volevo naturalmente uccidermi in qualche modo, la fonte è tutto, però poi ho accettato la sfida, ho cercato di scrivere in una maniera, diciamo, più discorsiva possibile, però poi mantenendomi appunto queste 40 pagine finali di fonti, un po' strane. Ecco, è una riflessione che vi lancio lì anche come accademici, di cosa dobbiamo scrivere in futuro. Dobbiamo andare verso quella che viene chiamata non fiction, ormai abbastanza popolare tra gli accademici non italiani, ma in giro per il mondo, oppure dobbiamo continuare a scrivere le nostre robe nei nostri modi. Il libro contiene 4 capitoli principali. E in un primo capitolo ho tentato di capire come è stata definita la rivoluzione digitale. Non sono io che la definisco, ma ripeto, sono le fonti che parlano in qualche modo, quindi come è stata definita. Nel secondo capitolo, quali sono stati i grandi confronti rispetto al passato? Ve li dico poi, se non altro parola. E quindi quali sono le eredità, quali sono le rivoluzioni del passato a cui somiglierebbe la rivoluzione digitale? Un terzo capitolo è dedicato a 5 mantra, così come li ho chiamati, 5 cose ripetutamente, diciamo, ossessivamente ripetute sulla rivoluzione digitale. Queste assomigliano molto appunto ai classici della letteratura, Arendt, Tocqueville e Marx. E l'ultimo è il capitolo religioso, quindi questa roba che è stata definita come una quasi religione. Perché? Come? Che grado ideologico ha? Chiuderei con il titolo poi del libro, quindi invece di iniziare chiudo perché è l'ultima ideologia. Perché è un'ideologia? Primo capitolo, definizione. Vedete, vi metto anche qualche vignetta che mi sono trovato qua e là a ritrovare. Ci sono molte vignette sul periodo, diciamo, preistorico, cavernicolo e la rivoluzione digitale, quasi come fosse l'inizio e la fine della storia umana. Quindi questa già di per sé dice una periodizzazione. Tra le varie definizioni di rivoluzione digitale, poche sono in qualche modo chiare e poche hanno un substrato comune, e la direi così. C'è un assunto di partenza che è molto negropontiano, si passa da atomi a bit, quindi è una rivoluzione che smaterializza, anche se oggi direi è abbastanza messo in forza tutto questo in epoca, non so, di Fab Lab o anche in epoca di produzione di valanghe di oggetti digitali. Mi sembra un periodo di quasi rimaterializzazione, quando vendiamo 1.600.000.000 di questi pezzi ogni anno, insomma, mi sembra che sia tutto fuorché, no? Immateriale questa rivoluzione, è molto materiale. Ecco, questo però è un assunto di partenza che quasi tutti quelli che hanno raccontato la rivoluzione digitale dicono, quindi è stato un periodo di passaggio da bit a atomi, in qualche modo. Tutto il resto è, a dire la verità, poco condiviso, ed è molto interessante. Anche le stesse definizioni di Wikipedia in varie lingue sono diverse l'una dall'altra. La cosa, secondo me, interessante qui è che quando tutti crediamo di sapere di cosa parliamo rispetto a un oggetto, molto spesso è interessante analizzare quell'oggetto e decostruirlo, capendo che spesso appunto quell'oggetto non ha delle basi comuni, dei minimi comuni denominatori. Le due cose più interessanti qui sono i nomi e le date, dal mio punto di vista. Uno, questa rivoluzione è stata chiamata in molti modi diversi nel corso del tempo. Se negli anni 70 era rivoluzione dell'informazione, 60-70, poi specialmente negli anni 80 è diventata 80-2000 rivoluzione digitale, oggi sempre più trasformazione digitale, però sotto sotto, se vai a vedere, significano più o meno la stessa cosa, con nomi diversi, e anche alcuni nomi abbastanza interessanti. Qui vi ho messo alcuni esempi, nel libro ce n'è un po', la Technetronic Revolution,
che è contenuta nel rapporto Nora Menk francese, siamo alla fine degli anni 70, ovviamente la rivoluzione telematica, la communication, la rivoluzione della comunicazione, da compute, insomma, si può sbizzarrire su i nomi che sono stati dati a questo oggetto. Anche le date sono piuttosto interessanti. Per molti questa rivoluzione parte dall'Ottocento, quindi i grandi matematici hanno fondato il calcolo algebrico. Qualcuno dice no, naturalmente sono dagli anni 50, quindi dalla Seconda Guerra Mondiale, dai grandi computer, dai grandi mainframe. Altri dicono, beh, non avete capito niente, sono gli anni 70 con il personal computer, gli anni della, gli hacker, la controrivoluzione, eccetera. Qualcuno dice, ma no, naturalmente se rivoluzione è una rivoluzione che deve coinvolgere molti, quindi dagli anni 80 il web è con il telefono mobile che c'è una vera rivoluzione. Ecco, ci sono varie argomentazioni, ma in poche vanno a condividere una data di partenza e anche una data di fine, a dire la verità. Ovviamente qualcuno dice, la rivoluzione è già finita, nel senso che viviamo in un'era digitale, quindi prevederebbe che questo periodo di rottura, di break sia già alle spalle. Qualcuno dice no, no, attenzione, deve ancora avviarsi del tutto. Anzi, è interessante che debba ancora avviarsi, perché così io posso, ad esempio, puntare al fatto che domani sarà ancora remunerativa dal punto di vista economico. È una rivoluzione che è stata molto spinta da Wall Street, senza ombra di dubbio. Ecco, secondo me tutto questo ha un certo valore, cioè l'incertezza è una strategia piuttosto interessante, perché mi sembra di usare la metafora del serpente che cambia continuamente pelle, ma più o meno rimane la stessa cosa. Ma questo cambiare pelle, cambiare nomi, ad esempio, lo fa rimanere abbastanza sexy e sulla punta della lingua di tutti quanti, diciamo così. Tra le fonti che ho usato qui per farvi un esempio, appunto Wikipedia, che ve l'ho già accennata, questo è uno screenshot con un computer non certo nuovissimo che viene messo come immagine della rivoluzione. Molto interessante, ho trovato, diciamo, Factiva come database, non so se voi lo usate, simile a LexisNexis, ma qualcosina in più. Quindi butti dentro rivoluzione digitale, digital revolution, varie lingue, ho tentato di fare anche varie lingue questo lavoro per avere appunto un panorama più globale, vi dirò dopo su questo. Ad esempio ti escono, non so, questo grafico che dice delle frequenze digital revolution, questo è puramente quantitativo, grafico in alto, oppure sotto le companies più citate negli articoli in cui c'è digital revolution, che ne so, European Union, poi Alphabet, la BBC, Microsoft, eccetera. Altra cosa che ti dice Factiva, ad esempio, sono gli executives che sono più citati in questi articoli sulla rivoluzione digitale, vedete molti politici. Interessante, direi, India in questo caso, interessante Stati Uniti naturalmente, che è la patria della rivoluzione, ma anche sempre più India e Cina, stanno diventando, diciamo, le nuove patrie del racconto ideologico, direi, di questa rivoluzione. Va bene, era per darvi qualche esempio di alcune fonti e dirvi come avevo lavorato. Google Engram ci dice, sempre dal punto di vista quantitativo, questa è un'immagine che può dirci qualcosa sulla popolarità del termine. Non so se usate Engram, insomma, i libri digitalizzati da Google e frequenza di parole chiave all'interno. Qui ho messo le tre che avevo citato prima, no? Cioè Transformation Revolution e Information Revolution. Vedete che siamo in un momento storico in cui la Digital Revolution, secondo i libri digitalizzati da Google, è stata, diciamo, surclassata da Transformation, quindi siamo in un'epoca in cui Transformation è diventata più popolare, diciamo così, almeno per i libri di Google Atti o digitalizzati. La seconda parte, come vi dicevo, invece, è una cosa che è emersa in maniera, secondo me, molto interessante dalle fonti, cioè ho trovato una valanga di parallelismi tra la rivoluzione digitale e rivoluzioni precedenti. In questa vignetta si parla delle tre grandi, insomma, cambiamenti della natura umana, dalla rivoluzione agraria, quella industriale, l'industriale è quella che va per la maggiore, come parallelo, fino naturalmente alla rivoluzione digitale che ci fa ordinare un caffè latte immediatamente, quindi una grande rivoluzione è stata lì, non fork. Però, ecco, vi ho messo anche, diciamo, tre citazioni per dirvi quanto questo è emerso nel corso del tempo, citazioni degli anni 80, degli anni 90 e una più recente. Quella degli anni 80 è dell'MIT Laboratory for Computer Science direttore, e ve le leggo. Ci dice, siamo tutti decisamente privilegiati ad essere immersi in questa grande rivoluzione dell'informazione, in cui il computer ci influenzerà molto profondamente, probabilmente più della rivoluzione industriale. Togliete computer, mettete intelligenza artificiale. Togliete rivoluzione dell'informazione, mettete trasformazione digitale, per me può essere usata ancora oggi, pari pari, e probabilmente sarà stata usata da qualcuno da qualche parte, più o meno anche in maniera simile.
Molto interessante è l'editoriale di apertura della Bibbia della Rivoluzione Digitale, come l'ho chiamata, quindi Wired, Rossetto, siamo nel 1993, la rivista per eccellenza, e nell'editoriale d'apertura dice perché abbiamo fatto Wired, e lui si dà una risposta, perché la Rivoluzione Digitale sta attraversando le nostre vite come un tifone bengalese, vi dico più che altro quello in blu, e ci saranno cambiamenti così sociali così profondi, l'unico parallelo è probabilmente la scoperta del fuoco. Quindi abbiamo la Rivoluzione Industriale, la Rivoluzione Digitale come nuova Rivoluzione Industriale, forse qualcosa in più, la Rivoluzione Digitale come Rivoluzione del Fuoco, e quindi due momenti, no, storici piuttosto importanti per la natura umana. La stessa cosa sulla Rivoluzione del Fuoco viene ripetuta dall'amministratore delegato di Alphabet, siamo due anni fa in questo caso, parla dell'intelligenza artificiale, ci avrà un impatto sull'umanità superiore al fuoco, all'elettricità, internet, tutto dentro. Allora, secondo me è interessante però il fatto che ci siano questi parallelismi nel corso del tempo, perché è interessante per me per tante ragioni, ma soprattutto perché la rivoluzione digitale in qualche modo si mette sulle spalle dei giganti e dice, beh, se la rivoluzione industriale è stata determinante, se quella del fuoco, altro che se le altre rivoluzioni francese, eccetera, sono state importanti, io mi metto, diciamo, in linea di eredità, in asse ereditario con tutte queste grandi rivoluzioni. A questo proposito mi fa abbastanza ridere, per poi arrivare al 3, questa pubblicità della Apple in Francia, siamo nel 1984, in cui il Mac è, vedete, associato al capitale di Marx, a Lenin, a Mao, eccetera, quindi era ora che, insomma, anche un capitalista facesse la rivoluzione. Dice il claim, è piuttosto interessante di questa idea, molto appoliana, rivedremo Apple più volte, che siamo in un momento rivoluzionario. Vedete, proprio quasi come essere in linea con i grandi classici del pensiero rivoluzionario. Questo mi permette di introdurre, non vi ho detto di interrompermi quando volete, sono qui a parlare a manetta, ma interrompete. Faccio domande anche... Io direi, sì, almeno, sennò diventa noiosissimo. Posso allora? La domanda è molto semplice, è questa. Quando si parla di rivoluzioni in genere, abbiamo assistito anche storicamente a delle date di inizio e delle date di fine. Abbiamo visto storicamente la rivoluzione francese, che è stata qui accanto, no? C'è stata la rivoluzione industriale, è stato un inizio, una fine, all'inizio del secolo scorso, quella del fuoco che lei ha citato prima. Nel caso di rivoluzione invece digitale, è ancora appropriato parlare di rivoluzione o parlare, non è meglio parlare di evoluzione continua? Perché non so se esisterà una data di fine per questo genere di cose, essendo comunque questo genere di rivoluzioni legata alla tecnologia di base. La tecnologia è in continuo movimento, in continuo cambiamento. Sicuramente influirà nei modi, negli stili di vita. Quindi si può parlare di rivoluzione intesa come data di fine o una evoluzione continua? Grazie alla domanda sul pezzo 100%, nel senso che mi permette di dire alcune cose. Che il diagramma dalla slide numero 9. La 9, qual è questa qui? Sì, ecco. Questa. Si vedono gli anni lì, è classico, sì, sì. È evidente il diagramma, l'andamento. Sì, allora, secondo me la cosa interessante qui sono varie. Uno, molto spesso le rivoluzioni hanno delle datazioni perché sono datate molto dopo che le rivoluzioni sono finite. C'è un caso emblematico, vari casi emblematici, un dibattito molto interessante sulla rivoluzione del libro tra Jones e Elizabeth Eisenstein, che sono The Nature of the Book da un lato, di John, e le rivoluzioni del libro dell'Eisenstein. L'Eisenstein dice sì, il libro stampato, fine 400, inizio 500, è una rivoluzione. John dice no, non è stata una rivoluzione, è stata considerata una rivoluzione quella del libro stampato solo a partire dalla Rivoluzione Francese. E c'è un dibattito molto forte su questo journal, cioè nell'epoca in cui la rivoluzione si vive, 400-500, nessuno avrebbe mai immaginato che quella sarebbe stata una rivoluzione. Solo retrospettivamente, John dice, per alcuni interessi insiti nella Rivoluzione Francese, è stata retrodatata questa rivoluzione. Quindi uno, ci vuole tempo per capire se è una rivoluzione o no. Per la rivoluzione digitale, secondo punto, molto spesso non è dato il tempo. Cioè, anche questa citazione dice, siamo tutti privilegiati ad essere immersi. Cioè, noi capiamo che ci siamo, capiamo che siamo immersi all'interno di questa rivoluzione da subito. È molto facile capirlo. E questa è una delle, direi, delle particolarità determinanti. Cioè, noi riconosciamo, ed è anche una delle qualità ideologiche di questa rivoluzione, noi riconosciamo quasi tutti, anche globalmente, quindi non ci sono grandi differenze in questi racconti, se vado in Cina, se vado in India, se vado in alcuni paesi africani, riconosciamo di essere immersi dentro. E questo è qualcosa di molto forte a livello dell'umanità in generale, no? Di essere dentro. Sulla fine, le posso rispondere che interesse delle grandi aziende è, speriamo non finisca mai, in qualche modo.
le grandi aziende del digitale, perché questo mi porterà, no, sempre a essere alla cresta della rivoluzione. Cerco di chiudere il libro su questo ragionamento, cioè c'è una rivoluzione o c'è un'idea più trainante di quella della trasformazione digitale oggi? A me non sembra, forse c'è il cambiamento climatico, che è la grande sfida, però le due si incrociano molto spesso, se abbiamo notato, no? Più digitalizzazione, meno impatto sul, diciamo, sul cambiamento climatico, cosa del tutto falsa, non so se un nuovo libro o nuovo. Pitron qualche mese fa per Luis Presa ha fatto uscire in italiano questo libro, no? Inferno digitale, mi pare sia detto in italiano, su quanto inquina la rivoluzione digitale, un libro veramente ben fatto, un'inchiesta giornalistica molto ben fatta. Non so se ho risposto a tutto, forse no. Sì, in un certo senso sì. Il discorso era appunto di stabilire se è meglio chiamare una rivoluzione sì, un'evoluzione continua, no? Perché non si stabilire una data di cessazione della rivoluzione ad oggi mi sembra impossibile. Perché non è tanto la produttività, nella rivoluzione industriale ci sono stati cambiamenti anche secondo me legati alla quantità di produzione. Cioè, ha sicuramente un'evoluzione, un cambiamento, diciamo, intrinseco della tecnologia. Altro discorso invece è la quantità di produzione. Cioè, adesso si continuano a produrre sempre veicoli, diciamo, per parlare di vetture o aerei in un certo modo, però non c'è un cambiamento evolutivo, mentre la tecnologia c'è stato. Forse influisce più di altro negli aspetti sociali. Le rispondo con la rivoluzione industriale, nel senso che la rivoluzione industriale è un esempio abbastanza prototipico, anche in questo caso ci sono addirittura alcuni economisti che mettono in dubbio la rivoluzionarietà della rivoluzione industriale, però diciamo, quello lo lascio stare. La rivoluzione industriale ha vissuto vari momenti, tant'è che oggi si parla, uno dei sinonimi di rivoluzione digitale, quarta rivoluzione industriale. È uno dei sinonimi che vengono usati chiaramente per la trasformazione, quindi si usano questo concetto di rivoluzione industriale applicato qui. La prima quella del vapore, la seconda quella dell'elettricità, la terza l'informatica, la quarta forse intelligenza artificiale, però si parla sempre più di quarta rivoluzione industriale, oltre che industria 4.0, oggi siamo in questo senso, siamo sempre sul punto zero, che è un modo però interessante, no? Per datare, ridatare, per dare questo senso di continuità e quindi evolutivo. C'è un bel libro che è uscito adesso di Carlos Alberto Scolari, che è uno studioso argentino che però lavora in Spagna, che si chiama Media Evolution, più nel mio settore, in cui cerca di ripercorrere il dibattito sulle modalità con cui l'evoluzione dei media è stata considerata. Quindi applica il modello darwiniano ai media, in qualche modo, tentando di scomporre appunto il concetto rivoluzione-evoluzione. Lui parteggia per quella di evoluzione, però anche nel concetto evoluzionista, diciamo, di Darwin ci sono alcune pecche e difficoltà. Forse è una cosa che potrebbe interessare da questo punto di vista. Grazie. Un libro molto ben fatto. Media Evolution. Grazie. No, grazie. Diciamo terza parte con Bill Gates dannata tirato posso... su da una. Prego, certo. Scusa, magari io sono arrivato in ritardo, mi scuso. Presentati. Marco Ciurcina, avvocato e altro. Dunque, una domanda. Hai definito rivoluzione? Ho definito? Ho tentato di definire cos'è rivoluzione digitale. Adesso sul concetto di rivoluzione arrivo. Ok. Cioè arrivo qua, quindi sei nel momento giusto, diciamola così. Grazie. Il concetto di rivoluzione è un concetto che è stato analizzato, direi, da alcuni degli autori che vi ho detto precedentemente, ma è un concetto che a livello di storia delle idee ha Kozelek probabilmente come il, diciamo, maggiore rappresentante. E proprio Kozelek dice che l'idea di rivoluzione ha avuto un cambiamento storico dirompente, cioè prima della rivoluzione francese. Il concetto di rivoluzione era quello di rivoluzione degli astri di Copernico, torniamo da capo, quindi facciamo oggi il pianeta e ritorno da capo. Con la rivoluzione francese comincia ad avere questa idea, no, di rottura, c'è un prima e c'è un dopo. La rivoluzione digitale com'è? In questo senso tento di dire nel libro un po' entrambe le cose, adesso vi dico e vi spiego perché. Tra tutti i mantra, diciamo, che ho trovato della rivoluzione, che ancora una volta emergono dalle fonti, ci sono cinque parole chiave che vengono usate abbastanza frequentemente in relazione alla rivoluzione digitale. Una è dirompente, questo non c'è abbastanza chiaro, breakthrough o tutti questi oggetti qua, cioè c'è una rottura, il concetto di rottura, quella che Kozelek appunto dice dopo la rivoluzione francese. Una fotografia abbastanza dirompente, questa è la copertina del National Geographic del 95, in cui un giovane Bill Gates si fa imbragare, tirare su con una gru e sotto mette tutta la carta che è contenuta nel CD che ha in mano e dice tutta la carta che è sotto di me sta nel CD
con in mano. È una, no, rappresentazione plastica, direi, della rivoluzione digitale, con questo Bill Gates che ci sorride sornione dicendo che usa Microsoft naturalmente, eccetera, eccetera. Bill Gates lo ritroveremo molte volte. Bill Gates è uno, forse, non c'è bisogno di dirlo, dei protagonisti. Non parliamo più di Bill Gates. Non, perché c'è questa, no, anche sua capacità trasformativa, mettiamola così. C'ho qualche citazione qui e poi dopo piuttosto divertente. Seconda cosa interessante è che questa rivoluzione molto spesso è descritta come totale, globale, universale, cioè in qualche modo una rivoluzione anche che non ha nemici. Questa è una grande differenza rispetto alle rivoluzioni passate. Ok, c'è qualche conto rivoluzionario, qualcuno che inneggia il ritorno dell'analogico, ma tutto sommato è una cosa minoritaria, diciamo così. Su questa roba della totalità, universalità, mi è piaciuto molto Negroponte quando scrive che molti movimenti intellettuali sono chiaramente guidati da principi nazionalistici o etnici. Questo non vale per la rivoluzione digitale. Qui siamo al suo classico 1995, essere digitale in italiano. Sì, sì. E le sue caratteristiche e il suo fascino sono universali come la musica rock. Quindi fa un parallelo dopo, diciamo, quella industriale, dopo quella del fuoco, c'è anche la musica rock di mezzo. Insomma, chi è che non piace il rock? Chi non capisce? Siamo nell'epoca in cui i Queen facevano i concerti anche in Giappone, andavano in giro per il mondo, quindi insomma, era universale, un linguaggio universale che non può non essere capito. E questa è una tendenza piuttosto interessante, vista nel 95 e rivista oggi, quando diciamo, le più grandi nazioni del mondo hanno dei nomi chiari, Alphabet, con 3 miliardi di persone che la abitano, più o meno, no? 2 miliardi Facebook, 2 miliardi e mezzo Facebook e 2 miliardi Instagram, quindi ci troviamo davanti alle grandi concentrazioni proprietarie che sono totali, globali, con alcune eccezioni. Naturalmente, il caso cinese che ho citato all'inizio è un'eccezione che però di fatto ha fatto l'alfabeto cinese, cioè ha tentato di copiare alcuni modelli. Il terzo termine piuttosto interessante per me è l'irresistibilità, cioè dalle parole, specialmente dei CEO, ma anche dei politici, emerge il fatto che è inutile resistere a questa rivoluzione, è un torrente rivoluzionario. E questa è una parola che è interessante, usata da Hannah Arendt, che scrive un libro favoloso che si chiama Sulla rivoluzione, è un libro sulla politica evidentemente, ma viene usato anche da alcuni CEO. Quindi questo è un torrente in cui io mi immergo e che travolge tutto quello che trovo, l'irresistibilità della rivoluzione. Una quarta dimensione che secondo me è importante è quella del futuro, cioè questa è una rivoluzione che sta per avvenire o avverrà. Siamo sempre sulle soglie di un grande cambiamento e per ogni cambiamento tecnologico, per ogni tecnologia, siamo alle soglie di un grande cambiamento. Lo siamo stati col metaverso, è durato poco, ma diciamo, questa è logica che tutto sarebbe cambiato, c'era. Lo siamo in pieno oggi, con ChatGPT o intelligenza artificiale o tutto quello che volete dire, no? Siamo alle soglie di un cambiamento epocale. Ed è importante essere sempre alle soglie. Bill Gates qui è il profeta più interessante, nel senso che dice diverse volte, ne ho preso uno nel 2008, ma nel libro ce ne sono precedenti e successive, le persone spesso mi chiedono se ci stiamo avvicinando alla fine della rivoluzione digitale, scrive nel 2008 intervistato. Credo sia vero il contrario, per molti versi, incredibili progressi negli ultimi decenni, hanno davvero gettato le basi per un cambiamento molto più profondo. E dice naturalmente che i progressi dei prossimi 10 anni saranno più importanti, i cambiamenti dei prossimi 30 anni. Continua a dire questo, no? E molti di questi CEO dicono, state tranquilli che siamo solo all'inizio, succederà qualcosa di più importante, succedendo qualcosa di più importante. Beh, questo attira, per esempio, investimenti, naturalmente, sul futuro. E quindi io mi permetto di dire che la mia azienda sarà sempre più rilevante nel futuro, perché sarà la protagonista del cambiamento. Quindi ha una sua dimensione strategica. Così come la dimensione strategica permanente, qui addirittura Trotsky, quindi andiamo a un classico della rivoluzione russa, cioè questa rivoluzione è molto spesso descritta come una rivoluzione che continua, che continuerà. What's next? Cosa c'è nella prossima? The next big thing? Tutte espressioni che vengono usate abbastanza comunemente nel linguaggio della Silicon Valley che ci dicono la prossima cosa avviene e avviene per sicuro, nel senso che c'è una permanenza di tutto questo. Naturalmente è difficile darvi l'idea di tutto quello che c'è qua dentro, però vi sto dando alcune, no, fonti, alcune parole attraverso cui spero abbiate un'idea. L'ultimo capitolo, l'ultima parte del libro è dedicato invece alla religiosità, perché più leggevo queste fonti, le storici in genere fanno così, gli scienziati sociali fanno un po' diversamente, cioè partono dalle fonti e si fanno ispirare dal punto di vista teorico, mettono induttivo e deduttivo, non vi dico niente di nuovo, altri invece fanno il contrario, diciamo. Quindi più leggevo queste fonti, più veniva fuori non solo appunto il parallelismo con la rivoluzione del passato, non solo i pensieri marxisti, Arendt o Tocqueville, ma veniva fuori una dimensione religiosa chiarissima, cioè
il fatto che molto spesso la rivoluzione digitale necessiti di essere creduta, necessiti di adepti, e c'è proprio un linguaggio religioso. Tant'è che ho cercato di dividere in vari sottogruppi, i patriarchi, stati e patroni, i profeti, evangelisti, messie e guru, sono tutte frasi che ho trovato, vuol dire che sono usate, sono anche interreligiose, la rivoluzione digitale è globale anche perché può accontentare tutte le rivoluzioni. Ci sono alcuni eretici, si autodefiniscono, vengono definiti eretici digitali, le reliquie digitali, molto interessante questo oggetto, diciamo, concetto di reliquia, e anche i luoghi sacri, quindi le Mecche e i santuari della rivoluzione. Vi faccio alcuni esempi qua, tentando appunto di essere anche un po', diciamo, visivo in questo senso. Per esempio questa è la statua, proprio questo di statue, per me le statue sono fonti, questa è la statua di Alan Turing. Siamo in un momento storico, naturalmente Alan Turing è considerato uno dei profeti della rivoluzione digitale, e vicino a questa statua è scritto: gettato le basi per i moderni computer della rivoluzione informatica. Oppure, se seguite Google, mi sa che è una cosa inevitabile, vi vengono propinati vari doodle, cioè di anniversari, festeggiamenti, eccetera. E tantissimi sono dedicati ai patriarchi della digitalizzazione. Questo è per un matematico, quindi Ball, che ha permesso lo sviluppo di un pensiero rivoluzionario, non solo in logica e matematica, ma anche nell'ingegneria e nell'informatica. Se prendete tutti i doodle, è piuttosto interessante, ma vengono incensati anche quelli che sono i patriarchi di Google stessa, possiamo dire questo. Forse però appunto il più rappresentativo in questo senso, e qui mi dimostro ortoleviano in maniera, diciamo, chiara, è probabilmente Marshall McLuhan. Non mi dimostro tanto ortoleviano io, quanto si dimostra Wired ortoleviana, che diciamo, elegge proprio sempre nel 1993 McLuhan a santo patrono della rivista stessa, colui che aveva previsto, santo pazzo, che aveva previsto la rivoluzione digitale. C'è un bellissimo articolo, intervista, sempre nel 1993 tra McLuhan, o un bot che fa McLuhan, McLuhan muore nel 1980, quindi 13 anni prima, e un giornalista piuttosto noto di Wired, in cui appunto c'è l'intervista tra i due, e questo giornalista aveva trovato un bot che rispondeva come McLuhan, e a un certo punto l'aveva intervistato, c'è proprio l'intervista sulla rivoluzione digitale, cosa ne pensava McLuhan. McLuhan aveva scritto un pochino di computer nel suo Understanding Media, ma eravamo per inizio, Understanding Media del 64. Però ecco, forse c'è un patrono, almeno per Wired, è proprio Marshall McLuhan. Passiamo ai profeti, qui vi ho messo un po' d'ordine appunto nel libro, non ci sono immagini, qui sì, ho cercato di metterle, qualche copertina di Time. I profeti, o evangelisti, o che dir si voglia, sono spesso incensati dalle grandi riviste, e qui Time, c'è una carrellata, 97, 99, 2010, 2021, in cui Elon Musk vince persona dell'anno per Time e persona dell'anno per Financial Times. Forse oggi sarebbe un po' diverso, mi sa che si sono mangiati le mani per questo premio, questo non lo so, però ecco, diciamo, i grandi profeti sono qui incensati. Adesso vi faccio un po' una carrellata dedicata a un signore, questo signore è Steve Jobs. Qui ho messo robe che nel libro non ci sono, quindi l'ho chiamato bonus track, non so se va bene. Sono le statue dedicate a Steve Jobs in giro per il mondo. Budapest, chissà perché queste città devono dedicare una statua a Steve Jobs, è piuttosto interessante. Odessa, non so se ci sarà ancora, spero di sì. Bucarest o Belgrado, forse la più brutta, guardate che roba. C'è uno 011, la faccia di Steve Jobs sopra questa roba, però è un po' la statua, no? della rivoluzione digitale di Steve Jobs come appunto santo patrono, è il museo di Madame Tussauds naturalmente, e ci sono varie vignette di Steve Jobs in paradiso che da Dio a Dio, in qualche modo, parla con gli dèi. Qui diciamo l'hanno chiamato perché c'è un upgrade da fare sul tablet, in questo caso è stato chiamato, cioè lui si offre di, in qualche modo, di ridisegnare a San Pietro il suo device per accogliere le persone in paradiso. Qui lui arriva in paradiso, trova un PC un po' contrariato, perché dice se il paradiso dovrebbe essere un Mac. Oppure qui dice che appunto l'hanno chiamato perché è crashata la rete. Allora, è pieno di vignette su Steve Jobs, Dio tra gli dèi, o lui che si offre in qualche modo, no? C'è un artista cileno che era Zuris, spero che si pronunci, che ha fatto una bellissima mostra, si chiama The Beginning of the End, e ha ritratto i grandi guru del digitale come eroi greci e romani. C'è naturalmente Steve Jobs come profeta, proprio il titolo gli ha dato il profeta, c'è il signor Zuckerberg come nuovo oppio. Zuckerberg purtroppo è sempre mal visto in ogni, diciamo, forma di che faccia. C'è Bezos come state questa, non male, The Corporate Nation. Insomma, ne avete molti altri, ne è una molto interessante, una riflessione interessante. Anche l'esibizione
diciamo, lo stesso artista ha dichiarato. Storicamente, mi sembrava molto bella, purtroppo nel libro non l'ho potuta mettere perché è venuta dopo, però. Storicamente, in diverse religioni c'è un profeta che porta avanti un messaggio, un Vangelo che si pone sul pubblico e che diventa parte della sua vita. Se ci pensate, le sue tavolette, cioè quelle dell'artista, che restituisce a tutti noi, cambiano completamente la nostra vista. Qui sta parlando di Steve Jobs. Nel momento in cui tutti iniziamo a portare con noi un dispositivo che cattura informazioni, inizia a cambiare il modo in cui pensiamo e interagiamo con altre persone. È quasi inizio una nuova religione. Cioè, questo artista mi dice, beh, siamo di fronte a una nuova religione, quindi sto scolpendo nuove idee in qualche modo. Questo era per darvi un'idea appunto della categoria dei messia, dei guru, eccetera, che è molto numerosa e che naturalmente si sta aumentando nel corso del tempo. Probabilmente qualcuno può diventare anche santo patrono nel mente, cioè ci può essere una traslazione di categoria. Già Steve Jobs mi sembra che stia andando verso, no, il santo patrono, quindi ancora precedente. Naturalmente il fatto di essere mancato giovane ha il suo peso. Tra gli eretici e i pochissimi infedeli, adesso vi dico la distinzione, ci sono alcuni accademici, qui ne ho messi due che nel corso del tempo hanno in qualche modo attaccato la digitalizzazione. Weinsbaum, siamo negli anni 80, si autodefiniva professore all'MIT, un eretico dell'artificial intelligence, l'artificial intelligence quella degli anni 80, però stiamo parlando di qualche tempo fa. Lo sapete che si vive molto spesso di estate in inverno per l'intelligenza artificiale, siamo in un'estate, vedremo. Lo stesso Morozov, in una copertina del suo libro, è descritto come l'eretico digitale. Distingo tra eretici e infedeli. Gli eretici sono quelli che credono nella rivoluzione digitale, cioè dicono sì, la rivoluzione c'è, ma sta andando male. E allora ti sottolineo il perché sta andando male. E molto spesso, dicevamo prima, gli accademici di oggi sono eretici di fatto. Cioè sono critici nei confronti della rivoluzione digitale, sono apocalittici nei confronti della rivoluzione digitale. Gli infedeli, o quelli che ho chiamato infedeli, sarebbero quelli che negano la rivoluzione digitale, cioè dicono no, la rivoluzione digitale non c'è, pochissimi. C'è un economista americano, Gordon, che scrive un libro in cui dice ci sono cambiamenti della storia umana del Novecento, dei primi 2000, che sono molto più importanti della rivoluzione digitale. Lui dice, per esempio, il periodo dei primi 50 anni, a prima metà del Novecento, secondo lui è molto più importante per la storia umana e molto più rivoluzionario. Ad esempio la creazione delle reti elettriche, la rete del gas, reti fognarie per tutti, eccetera. Lui dice quelle sono rivoluzioni molto più, o la televisione, dice quella è una rivoluzione molto, la radio, più importante rispetto a quelle della digitalizzazione. Quindi tenta da economista anche di comparare l'impatto delle due rivoluzioni nel corso del tempo. Questi infedeli sono pochissimi. Quasi nessuno tra noi accademici, correggetemi se sbaglio, dice non esiste una rivoluzione digitale. Sarebbe forse stupido dirlo, non sto dicendo che sia giusto dirlo, sto dicendo, segnalo però un dato, cioè nessuno mette in dubbio che questo sia un cambiamento rivoluzionario, tranne appunto questo economista. Arrivo alle reliquie, sto andando verso la fine, non preoccupiamoci. Siete ancora tutti vivi? Sì. Ma il discorso lì degli eretici non è solo una questione di la caprina, cioè di dire non la chiamo rivoluzione, ma la chiamo evoluzione e cambiamento. Cioè, assolutamente. Appunto, qual è il termine di rivoluzione? Allora? Cioè una trasformazione di una certa entità rispetto a un qualcosa. Prima tu accennavi al posto, andiamoci dal industriale, io ho parlato della rivoluzione francese. Certo. Lì ci sono stati cambiamenti radicali che hanno devastato in termini di un cambiamento di uno stile di vita, sì. Può essere politico, sociale, può essere culturale, nel linguaggio, in tutto quanto. È un cambiamento di stile di vita. Di fatto, se questo è un cambiamento di stile di vita, vogliamo chiamarlo evoluzione, vogliamo chiamarlo semplicemente cambiamento continuo, chiamiamolo cambiamento continuo. Cioè, questi due discorsi qua, o c'è qualcosa di sostanziale sotto che dice no, non è una rivoluzione perché manca questo attributo che definisce rivoluzione, o se no è un'opinione con tutte le altre. Diciamo, lui, questo Gordon, come questo economista, basa il suo ragionamento sull'impatto che le tecnologie hanno avuto nell'economia e nella vita umana. E lui dice queste tecnologie da prima metà del Novecento hanno avuto un impatto maggiore rispetto di quelle digitali che vengono dopo. E fa una serie di calcoli anche sul, non so, prodotto interno lordo, specialmente americano, sapete gli americani scrivono come se stessero sugli Stati Uniti. Vabbè, sono tutti dei dati di questo. È una questione di delta, cioè il cambiamento che esatto. Delta, che tipo di differenza tra uno stato attuale e lo stato precedente. Perfetto. Quindi si tratta di capire qual è la soglia. Qual è la differenza da questo?
Sono d'accordo, nel senso che non sto dicendo che non c'è rivoluzione digitale, per questo che dicevo anche inizialmente, questo non è un libro contro l'idea di rivoluzione digitale, è semplicemente il tentativo di capire come è stata raccontata e perché è stata raccontata così. La polisemia del termine rivoluzione, nel senso, certo, significa tante cose, cerchiamo di capire come ne hanno parlato. Guarda, guarda. No, mi unisco perché avevo un paio di riflessioni che credo che siano un po' risonanti rispetto a quello che diceva il collega. E, in realtà io sono arrivata dopo questo momento iniziale e appunto ora è spoilerato che qual è la tua posizione sulla rivoluzione, mi interessava saperlo. Io se lo penso dalla mia prospettiva, sulla mia ricerca, secondo me la rivoluzione è un effetto di senso, nel senso che comunque legata a una particolare forma espressiva che potremmo pensare la novità. Ora, appena fatto vedere questa slide, è un po', in qualche maniera, mi viene a pensare effettivamente c'è una narrativa sulla novità, poi tu ci spiegherai questa slide, sì, che costruisce, no, una particolare forma discorsiva basata sulla smaterializzazione, e questa smaterializzazione è un grande catalizzatore perché comunque replica appunto degli effetti di senso che sono grandi abitudini della nostra storia occidentale, ovvero quello dell'universalità, della rivoluzione, che è anche, vabbè, qua faccio una brevissima parentesi, un problema delle sinistre, no? Pensare che le rivoluzioni siano state, come dire, orizzontali, universali, da Marx in poi, qualsiasi studiosa, soprattutto femminista, insomma, non so, penso a Federici, ma tante altre, insomma, sono riuscita a dire che, insomma, che il grande problema era appunto questa dimensione universale e ideologica. E un po' penso che, anche per quanto riguarda la rivoluzione digitale, vi sia questo stesso problema, cioè questo collegamento tra una smaterializzazione che non è assolutamente vera, come dicevi bene tu all'inizio, anche c'è un problema, e oggi è più che mai evidente, di problema proprio di sostenibilità energetica di tutti gli apparati e i device che usiamo. E nel testo, come si chiama la produzione italiana, quello di che? Atlante, Atlas. Esatto, ma l'italiano è l'intelligenza artificiale, esatto. Ci dice, cioè, non c'è più grossa menzione della contemporaneità perché non c'è nulla di artificiale nell'intelligenza artificiale, perché è derivata dalla campagna grandissima di estrazioni di litio e di cobalto in Congo, Bolivia, eccetera, eccetera. E questa sembra una prospettiva molto interessante per pensare che, come dire, appunto, tutto questo effetto di senso rivoluzionario basato sulla smaterializzazione continua a costruire un'idea di novità che poi è anche vincolata, come tu hai detto, a questa idea di continuo progresso evolutivo, questa linea del tempo, no? Che verticalmente va verso un'utopia, insomma. E quindi io credo che vi sia un problema fondamentale ancora una volta in questa rivoluzione, che è la resistenza dei corpi, cioè non è vero che tutte le persone viviamo la rivoluzione digitale alla stessa maniera. Ovviamente vi sono anche delle, come dire, esperienze estremamente positive per quanto riguarda la rivoluzione digitale. Penso per esempio a tutte le persone che soffrono di qualche tipo di disabilità e che grazie alla rivoluzione digitale hanno potuto accedere a esperienze di vita molto migliori rispetto al passato. Così, suggestione. Sono d'accordo su tutto e il divide è importante sottolineare. Cerco di dire a un certo punto, non mi ricordo dove, che questa è una rivoluzione americana, bianca e maschile. Statunitense. Americana, sì, statunitense, volevo dire. Perché cioè, il litio viene dalla Bolivia, no? Statunitense nel senso come è raccontata, no? Quali sono i personaggi che emergono? Chi estrae nelle miniere in Congo il cobalto non appare, no? Come evidente. C'è una bellissima copertina di un report dell'UNESCO che è Mind the Gap, Gender of the Digital Revolution, ed è un'analisi bellissima sulle differenze di genere. È un rapporto UNESCO che è scaricabile online, PDF, poi ti mando il link se mi iscrivi. In cui c'è proprio questa copertina al cartoon, mi spiace non averla messa, in cui c'è questa donna che c'è che si su una metro, e in cui sono tutti uomini a bordo, però deve fare appunto un passo molto più lungo per arrivare sulla metro che si chiama Digital Revolution. E c'è un'analisi puntualissima, molto interessante, delle differenze di genere nelle posizioni apicali delle grandi big tech, diciamo così.
non solo americane, ma anche quelle cinesi e indiane, se ricordo bene. Ed è incredibile, no? La costruzione che è stata nel tempo. Qui c'è il Programmed Inequality, quel libro molto bello della Mar Hick, che dice questa è una diseguaglianza programmata nel corso del tempo, che ci sono delle ragioni storiche. Quindi da storico a me piace molto questa idea che non è che l'informatica sia maschile, ma è una costruzione sociale. La Mar Hick dice nell'Inghilterra del secondo dopoguerra è stata una costruzione sociale che ha portato a... All'interno delle big tech, che tipo di costruzione è? Bisognerebbe ragionare, forse anche a partire dall'università, dall'STEM, che tipo di costruzione è? Non so i dati italiani onestamente, ma ancora oggi vedo altri dati in cui c'è una maggioranza maschile rispetto alla maggioranza femminile. Perché? Che tipo di costruzione sociale è stata fatta lì? Secondo me quello è determinante. Però questa è sicuramente una rivoluzione che, ad esempio, ha pochissime persone di colore. Anche se le poche persone di colore che appaiono come i guru vanno a scimmiottare i Steve Jobs o gli Elon Musk, quindi c'è e la stessa cosa per il Jack Ma cinese o tutti gli imprenditori cinesi digitali che tentano di rifare la Silicon Valley, tentano di rifare, quindi tutte queste dimensioni ci sono e poi i corpi sono determinanti. Tra i corpi, mi riaggancio qui, ci sono anche gli orologi, che forse diciamo, è uno dei primi oggetti digitali indossati, indossabili. In Guida Galattica per autostoppisti, in una delle prime pagine si dice laggiù c'è un pianeta blu in cui gli esseri che lo abitano si chiedono intelligenti perché indossano un orologio analogico e digitale. Quindi è in Guida Galattica per autostoppisti che già l'orologio digitale viene indicato. La cosa divertente di poter andare in database e anche scoprire cose di questo tipo, cioè, non so, uno fa... Dice, dammi solo le pubblicità del New York Times nel corso del tempo e dimmi quella in cui c'è Digital Revolution e ti tira fuori una varia di pubblicità in cui dal 76 al 2015 c'è lo stesso claim, che era Join the Digital Revolution, adesso è troppo piccolo in alcuni non si vede, però, non so, dal 75 al 2015 sono 40 anni, giusto? È lo stesso claim per gli orologi digitali nel corso del tempo. Quindi, piuttosto interessante che venga ripetuto questa idea che mi metto l'orologio entro nella rivoluzione digitale. Un'altra reliquia molto interessante sicuramente il computer, a proposito di Time, l'unica volta che nella sua storia dà a un essere non umano il personaggio dell'anno, anzi Machine of the Year, come vedete in quell'anno, siamo nel 1982, lo dà al computer. Ed è interessante perché è l'unico non umano fino ad oggi, ma è anche interessante la motivazione. È il risultato finale di una rivoluzione tecnologica, poi salto un po', dice sarebbe stato possibile individuare come Man of the Year, quindi era uomo naturalmente all'epoca, oggi è Person of the Year, più gender oriented, è uno degli ingegneri o degli imprenditori che hanno guidato questa rivoluzione tecnologica, ma nessuna persona ha chiaramente dominato gli eventi. La persona dell'anno è una macchina che è il computer. Prima e unica volta, quindi abbiamo creduto e crediamo che il computer sia stato talmente rivoluzionario da meritarsi. No? Questa... Anche se l'immagine è molto chiara. Molto bella, che Monsin entra nel caso. Nelle sue metà di un... Fa vedere due casi completamente differenti di utilizzo della macchina. C'è una dimensione di genere piuttosto. Strumento di lavoro, nell'altro caso lo usa invece come strumento lì, come se fosse una macchina, un caffè messo in disparte pronto ad essere bevuto. E questa è una dimensione di genere interessantissima sotto. Eh? Dimensione di genere è la donna che non lo usa per lavoro, ma lo usa per intrattenimento, e l'uomo che lo usa per lavorare. E sappiamo quante migliaia di Amiga sono entrati nelle case delle persone negli anni '80 perché si doveva lavorare, in realtà ci giocavamo. Giocare la Commodore, sì, c'era il Commodore 60. Come lo sa anch'io. Ti ricordi quando mettevi la cassetta bisogna caricare il gioco? Vabbè, ecco, quindi questo è stato una reliquia per molti di noi. Io ce l'ho ancora a casa. Nell'82 ancora non c'erano gli eroi, non c'era Bill Gates, non c'era perché Times dice non c'era ancora quello che era identificabile come cioè, Steve Jobs, Apple, c'era già, ma era un mito più ristretto. Era un 84. Mito. Steve Jobs lancia l'Apple. Sì, Microsoft c'era, però non lavoravano nel marketing per costruzione per eroi. Giustissimo, quindi c'era la Xerox in realtà, ecco, forse la Xerox. C'erano alcuni, diciamo, marchi noti, forse, che erano ex costruttori delle grandi anche mainframe, diciamo, e quell'eredità lì, però non c'era il personaggio che probabilmente si distingueva rispetto agli altri. Mentre qui facciamo un salto temporale, è la terza reliquia, l'ultima che vi mostro, e siamo al quello che è stato definito Jesus Phone, cioè il telefono di Gesù, che è l'iPhone 2007. Non sto a farvi vedere la presentazione dell'iPhone, che peraltro molto, se volete clicco la vediamo, ma
i primi 3 minuti contengono la parola rivoluzione o breakthrough 12 o 13 volte, è il keynote che fa naturalmente lui, e quindi gioca sul fatto che sta per presentare qualcosa. L'avete già vista tutti? No? La vediamo. C'è l'audio? C'è l'audio? No, perché avete caricato in PDF. Allora, poi ce la vediamo. Però ecco che interessante una delle pubblicità che dice touching is believing. Qui abbiamo proprio il guru, il santo patrono che mostra la reliquia, c'è l'ostensione della reliquia, e di fatto tutti noi, il keynote, la presentazione degli oggetti Apple sono in qualche modo ostensione di reliquie, e qui c'è Apple che reinventa il telefono, dice nei primi 3 minuti abbiamo reinventato il computer con il Mac, abbiamo reinventato la musica con l'iPod, oggi reinventiamo il telefono. Quindi abbiamo 3 forme di rivoluzione che Apple è riuscita a fare, 84, 2001, 2007. Quindi c'è questa anche autonarrazione, lasciatemi dire, rivoluzionaria di un'azienda molto efficace, che fino ad oggi è rimasta, forse oggi sta in parte in declino, anche perché manca il santo patrono. Diciamo. Vado veloce verso la fine, volevo ragionare un po' con voi anche sulle Mac e i santuari. Diciamo dall'alto alla vostra sinistra abbiamo l'ingresso di Amazon, di cui anche la Crawford parla, è già stata citata. Work hard, have fun and make history, quindi abbiamo lavoro duro, naturalmente, divertiti, non so come, visti i ritmi, però fai anche la storia. Secondo me questo make history è piuttosto interessante, cioè sentiti parte di un qualcosa che sta facendo la storia, sei dentro l'idea di rivoluzione. La foto sempre in alto, alla vostra destra, è invece in uno dei corridoi del CERN, se volete poi vi racconto la ricerca che stiamo facendo, perché siamo tra i primi a mettere le mani negli archivi del CERN relativi al web. C'ho 2 dottorandi che lavorano lì dentro, è una figata. A un certo punto sei per il CER che non si capisce niente, non so se siete mai andati, se non ti porta qualcuno sei finito, ti imbatti in questa targa Where the Web Was Born, che dovrebbe essere l'ufficio di Tim Berners-Lee, in realtà Caio, che abbiamo intervistato, dice di no, che non era l'ufficio, quindi hanno piazzato la targa in un punto abbastanza visibile, però ecco dovrebbe essere il punto, che in realtà non è, dove c'era l'ufficio di Tim Berners-Lee, che peraltro lavorava da un'altra parte. Quindi c'è stata una mitologizzazione dei padri fondatori del web, in cui Tim Berners-Lee emerge come il guru. In realtà c'è un lavoro molto più grande che stiamo cercando di costruire di molti attori che hanno lavorato attorno a questa cosa. Niente più dei Simpson certificano il carattere rivoluzionario e religioso di una cosa. C'è una puntata meravigliosa dei Simpson in cui Lisa si invaghisce di Steve Mobs, quindi Steve Jobs in pratica. Questo Mobs cerca di intervenire, ma Bart naturalmente gli toglie il microfono e dice una serie di parolacce, quindi tutti questi adepti che si imbestialiscono contro Bart, guardatevela perché è piuttosto gustosa. La puntata, se ricordo bene, nel 2007, in cui appunto c'è la certificazione che in qualche modo gli Apple Store sono le nuove Mac, in cui ancora una volta, no, questi oggetti, queste reliquie, ci sono alcune pubblicità che dicono ecco la reliquia è arrivata, vengono mostrate anche perché sono trasparenti, no? Quindi è anche interessante. Forse però la cosa che mi ha fatto più ridere è la follia di questa quarta di copertina di uno che si è scritto un libro ed è un imprenditore della Silicon Valley. È un imprenditore seriale visionario, dice di se stesso, che ha vissuto nella Silicon Valley negli ultimi 10 anni osservando l'evoluzione digitale di un consumatore. Poi nel 2015 le sue osservazioni e studi lo hanno portato a una possibilità da comune mortale e poi ha scelto di condividere la sua visione del mondo e dare a tutti noi la sua prospettiva sul futuro. Quindi questo ha avuto un meccanismo ascetico, diciamo, solo andando in Silicon Valley si autodefinisce, appunto, visionario, si autodefinisce, quindi ha toccato la Silicon Valley e da comune mortale è diventato qualcos'altro. È un libro edito, quindi vi dico che è una cosa che esiste. Quindi, ecco, ho scherzato un po' sulle Mac e i santuari, vi dico l'ultima cosa, cioè la Silicon Valleyizzazione di molti luoghi del mondo. Ho studiato a lungo la Cina e la Cina ha tentato più riprese di replicare la Silicon Valley a Zhengzhou, non so se lo pronuncio bene, che è un estretto di Pechino, oggi Shenzhen è definita la nuova Silicon Valley, ma se voi vedete molti paesi nel mondo, inclusa l'Italia, mi pare di fare alcuni esempi italiani, hanno individuato città o luoghi che sono la nuova Silicon Valley o la Silicon Valley italiana, la Silicon Valley in Sardegna, anche il parco tecnologico dell'Etna è stato definito la nuova Silicon Valley italiana, eccetera. Quindi molti aspirano a questa categoria, diciamo, di nuova Silicon Valley. Ed è piuttosto interessante, quindi succede anche in India, Bangalore ad esempio, la Silicon Valley indiana, o in Giappone anche in parte, forse diciamo, prima che esistesse la Silicon Valley come Silicon Valley era il Giappone il luogo in cui c'erano appunto le grandi Mac digitali. Israele è un altro esempio. Quindi ecco,
Però dal mio punto di vista è non è tanto interessante nominarle tutte quanto questo desiderio di trovare la nuova Silicon Valley a casa propria. Sono verso la fine. Quanto diceva Cristina, giusto? Sul carattere ideologico, l'ha un po' anticipato lei, quindi arrivo diciamo al titolo del libro e poi chiudo su una cosa. Perché l'abbiamo intitolato Ultima Ideologia? Perché l'editor della terza voleva così, prima cosa, però ho trovato che fosse un titolo abbastanza efficace. Perché, secondo me, la dimensione ideologica, spero di avervi mostrato, esiste in questo racconto storia dell'idea della rivoluzione digitale. In questo racconto mi sembra sia una dimensione ideologica da tre punti di vista, possiamo spacchettare questo concetto. Sicuramente offre una visione del mondo, cioè la digitalizzazione è una visione del mondo che riesce a spiegare molti dei grandi cambiamenti che sono avvenuti nella società negli ultimi 50 anni. Se dobbiamo pensare ai nostri 100 anni, decidiamo quello che, quando decidiamo di datarlo, decidiamo anche gli anni, però molti dei cambiamenti che sono avvenuti noi ce li spieghiamo con cosa? Con la digitalizzazione. E quindi è quella una visione in qualche modo, no, monotematica, c'è un'unica visione del mondo del cambiamento che c'è stato. Interessante. Questo comporta naturalmente un'egemonia culturale. Questo quindi siamo su altri pensatori, diciamo gramsciani, fino ai Carlton Stalis, naturalmente. Un'egemonia culturale che riesce a orientare anche i comportamenti. Se pensiamo ai grandi sogni della nostra contemporaneità, molti di questi sogni hanno a che fare anche con la digitalizzazione. Non per caso le persone si mettono in fila davanti a quei negozi che dicevamo prima quando esce un nuovo oggetto, non per niente andiamo a spendere varie ore al giorno con i nostri device digitali su delle piattaforme digitali. Non penso che il termine ideologia in questo caso si possa applicare a balla, a menzogna. Cioè non penso che la rivoluzione digitale sia una menzogna. Io penso che esista un grande cambiamento, chiamiamolo rivoluzione come vogliamo, non penso che sia una narrazione falsa o distorta. E la cosa più interessante per me non è tanto che sia vero che sia falso della verità, ma è chi ci crede. E molto spesso i grandi guru digitali ci credono loro stessi, fino a essere, no, talmente immersi in questa narrazione. Ultima, secondo me, ultima in ordine di tempo, ma anche e soprattutto causa ultima di altri cambiamenti. Molti dei cambiamenti contemporanei sono legati alla rivoluzione digitale. Prima dicevo del cambiamento climatico, ad esempio, molto spesso i discorsi si intrecciano. Pensiamo ai piani di ripresa e resilienza post-Covid per quanto riguarda l'Italia. Quanti soldi sono stati allocati alla digitalizzazione? Perché? Perché è una rivoluzione, perché dobbiamo allocare lì, perché non può esserci altro futuro se non quello digitale. Che sia l'ultima possibile non lo so, però sicuramente sta perdurando nel corso del tempo in maniera abbastanza inaspettata. Vi chiuderei con una, diciamo, riflessione sulla persistenza. Quando ho scritto questo libro non si parlava di metaverso, almeno così come l'aveva lanciato Zuckerberg, siamo nel novembre 21, mi pare di ricordare, quando lui fa quella super intervista, e questa invece è una vignetta del 2003. Insomma, uno degli obiettivi di questo libro è, magari se uno ha tempo e voglia di leggerlo, che lo adatti anche ad altre tecnologie che forse io non ho menzionato nel libro e che potevano essere menzionate, oppure altre che verranno. Times dice che il metaverso è the next digital era that will change everything. Ecco la nuova rivoluzione, oggi ci sembra, no, passato remoto. Oppure qui c'è una vignetta su appunto Artificial Intelligence, siamo nel 2023, che sarà Revolution e Breakthrough, l'altro risponde no, sarà solo un tecnologico a Frankenstein. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi aiutato. Grazie a te. Va bene, allora io adesso... Ho già visto che c'è un commento dalla chat. Ok, ecco, la funzione di fare il moderatore non mi aiuta niente, e quindi... Esatto. Se possiamo leggere ad alta voce o... Sì, leggetelo. Okay. Allora... Pietro Giarre, non so come... Che vive di digitale, per quello okay. Che noi sappiamo, però si definisce eretico e cosa dice? Mi pare importante stare attenti all'impatto dell'industria digitale estrattiva, che estrae, spreca materiali e acqua e butta CO2 nell'aria, ma anche estrae risorse immateriali, relazioni, diritti sociali di ogni tipo e la stessa democrazia. E quindi non ho dubbio si tratti di rivoluzione, propaga alcune verità nuove, molti miti e alcune menzogne, come ogni rivoluzione che si rispetti. Grazie, molto bello questo commento Pietro, grazie.
Sì, mi sembra dal commento che sia proprio eretico, cioè quello che nel libro almeno definito eretico. In parte tutti noi, diciamo, come accademici, dobbiamo avere un approccio critico alla digitalizzazione, quindi mi considererei anche un po' eretico io. L'obiettivo di questo libro è di cercare di rimanere a metà, cioè di far parlare le fonti e di non dire è o non è rivoluzione. Non mi interessava, diciamo, arrivare a un punto in cui si dice vi dico io se è o non è, non lo so. E anche dire è buono o cattiva, quindi non essere né apocalittico né integrato. Scusate, mi cito Eco 64, se non sbaglio, vedi visto, vedi. Eco 64 che poneva la questione già all'epoca per la televisione. Se andiamo a rileggere alcune pagine, se mi ricordo, diceva una questione mal posta, questa di apocalittici e integrati. Cioè, è una questione mal posta, una domanda legittima, mi pare che usasse questo termine. E quindi, adesso... Non vorrei... Sì, ma guarda, l'ho usata anch'io, okay. La cosa di apocalittici integrati nella introduzione del libro bianco sull'intelligenza artificiale dell'Agid, proprio perché quando si parla di queste cose ti viene, no, da dire apocalittici integrati, quindi mi sembra assolutamente citata a proposito. Cosa avrebbe detto Eco sull'intelligenza artificiale? Ma non lo so, però l'ultima volta che ha parlato all'Università di Torino ha detto che internet... dava la parola agli stupidi, no? E quindi che c'era un problema. Adesso l'intelligenza artificiale non so a chi dà la parola, la macchina. Quindi chi lo sa cosa avrebbe detto. Va bene, quindi sono d'accordo con tutto quello che scrive Pietro, è già stato un po' citato, non la questione estrattiva, la questione, diciamo, di inquinamento, ed effettivamente direi che negli ultimi anni sono uscite molte ricerche su questo aspetto, quindi quanto queste ricerche abbiano avuto impatto sull'opinione pubblica e l'opinione comune, questo è da vedere. Io direi tendente allo zero, ma non so qual è la vostra opinione. Nel senso che ancora oggi mi pare che ci sia l'idea che il digitale sia la risoluzione anche a alcuni problemi ecologici che stiamo affrontando. Però bisognerebbe fare una ricerca sull'opinione comune, il sentiment, non so come dirlo. C'è anche se... Scrolli? Sì. C'è il nostro collega Giacomo Conti che vorrebbe fare una domanda. Può accendere il microfono da casa? Sì. Eccolo. Pronto, mi sentite? Eccoci, buonasera, io sono Giacomo Conti, sono project manager presso Nexa, mi spiace non essere qui con voi, un caro saluto a tutti quanti. Io più che una domanda cerco un'ispirazione, nel senso che lei quando ha risposto a una domanda a metà della sua presentazione mi ha molto interessato, perché io sono affascinato del fatto che trovo sempre di più come quello che noi chiamiamo rivoluzione digitale o comunque il nostro progresso tecnologico ha in qualche misura dei prodromi nel passato, cioè si rinvengono tante volte nelle fonti delle cose che poi uno va a vedere 50 anni, 60 anni dopo ci sono, in qualche misura ci sono. E quindi questa è una mia fascinazione personale. Lei ha parlato del fatto che la differenza forse tra la nostra epoca e altre è che noi abbiamo la consapevolezza di essere in questa rivoluzione digitale. E io, mentre lei lo diceva, pensavo al fatto che abbiamo proprio una concezione così portata verso il progresso, no? Lei ha usato il termine essere sul pezzo, che trovo perfetto, no? Sempre aggiornati noi occidentali, sempre sul pezzo, sempre all'ultimo grido, sempre a cercare l'ottimizzazione massima, no? Quindi anche il profitto, se vogliamo, nella nostra società capitalistica, sempre al cutting edge, no? Allora la mia domanda e lo spunto, appunto, non pretendo poi che lei mi dica una verità assoluta, però nella sua ricerca è emerso se in passato anche era così, questa cosa è un unicum nostro, oppure nelle rivoluzioni che lei anche ha citato, comunque questa cosa bene o male c'è sempre, o è proprio tipica della nostra società. Molto interessante, grazie. C'è una citazione che prima o poi ritrovo che potrebbe risponderle, però adesso le rispondo io. Sono d'accordo con lei, nel senso su quanto detto. Mi riaggancio sia all'idea della consapevolezza sia all'idea del progresso, che sono due cose probabilmente vicine. Tento di spiegare. Se ripensiamo alle grandi rivoluzioni politiche ed economiche del passato, forse non c'era tutta questa consapevolezza di vivere in un periodo così rivoluzionario.
Certamente sarebbe impossibile oggi andare a fare delle interviste all'epoca e chiedere: ma stai vivendo la rivoluzione industriale, come la vedi, eccetera, eccetera. Mentre oggi questo viene fatto molto spesso con la rivoluzione digitale, contrariamente a quella industriale, cioè viene chiesto alle persone: ma vivi in un modo diverso rispetto a anni fa, e questo cambiamento non riesci più a comunicare, che ne so, con i tuoi genitori e i tuoi nonni, perché comunicano in maniera molto differente. Quindi continuamente siamo sollecitati su questo aspetto. D'altra parte è vero anche che, insomma, la consapevolezza è qualcosa che probabilmente avviene con il tempo, e non abbiamo, appunto, da questo punto di vista una controprova, direi. La questione del progresso, secondo me, è collegata, perché non dobbiamo dimenticare che questa è una rivoluzione capitalista ed è una rivoluzione americana spinta da un'incerta idea di capitalismo. Tra l'altro, in una parte del libro faccio anche una parte relativa a tutte le modalità con cui il capitalismo è stato chiamato, richiamato grazie alla digitalizzazione. Quindi insomma, sono tanti modi con cui abbiamo ribattezzato il capitalismo proprio per via di questa, no, congiunzione con la digitalizzazione. E se c'è una delle, no, delle logiche degli ultimi 100 anni importanti, è quella dell'idea del progresso capitalista, cioè che andremo verso una società migliore. È vero che questo sta venendo un po' meno, nel senso che ci troviamo in un'epoca storica in cui invece cominciamo a dire: no, decrescita è stata una delle parole chiave, decrescita felice, anche se non c'è. E quindi forse questo potrebbe cambiare nel corso del tempo, però io credo che questa sia un'idea appunto ideologica, nel senso che l'idea che si debba andare sempre verso una società migliore, in cui ci sia un progresso, in cui ci sia anche un progresso tecnologico. Ed è il progresso tecnologico che traina tutto questo. Non è una novità della digitalizzazione, perché se noi andiamo a vedere i grandi classici della storia della tecnologia, direi americani, degli anni 50 e 60, Leo Marx, quando parlava di sublime tecnologico, in parte c'era anche questo. Vincent Mosco lo ribattezza con sublime digitale. Siamo nel 2004, se mi ricordo bene, Digital Sublime. E questa, cioè questa idea di ritenere la tecnologia come uno soluzionista, cura di tutti i mali. E questo è Morozov. La soluzione si trova nella tecnologia. E l'altra, l'idea appunto che ci sia, dal mio punto di vista, questa idea di progresso infinito che non potrà finire. E questa idea è, per me, molto capitalista e orientata. Non so se onestamente le ho risposto, magari le trovo la citazione poi... Dica adesso, se diamo spazio a chi è qui in presenza, possiamo... Grazie mille per la presentazione, è molto interessante. Io avevo una domanda in relazione al chi crede nella rivoluzione digitale, perché chi crede nella rivoluzione digitale? Abbiamo iniziato tantissimo negli Stati Uniti, evidentemente, abbiamo iniziato la Cina, ma anche il Sud America per la parte negativa. E poi c'era un dato all'inizio, una legge Fiberline che ci ha fatto vedere sulla quantità di menzioni dell'espressione rivoluzione digitale. E la prima voce era l'Unione Europea, come tra le companies. Io da giurista, la prima cosa che faccio nell'analizzare l'impatto delle nuove tecnologie sulla trasformazione della società, da filosofo del diritto e da insomma, studiosa di informatica giuridica, è guardare all'Unione Europea. Dopodiché in tutta la nostra discussione di oggi non è emersa mai, il che è significativo, nel senso ha un ruolo. So, volevo capire se nella tua analisi fosse emerso in qualche misura, insomma, che ruolo ha, che cosa sta facendo, perché noi passiamo parecchio tempo a leggere comunicazioni, policy, anche Hanlo, e si fa un gran parlare, però, insomma, come dire, se dobbiamo ampliare un po' lo sguardo, mi chiedo se a un certo punto, insomma, non voglio dire, cioè, si canta, cioè, si suoni, però qual è l'impatto più o meno? Ah, grazie Ludovica, mi permette di dire un paio di cose. Uno, allargo un po' la politica, sulla politica e la rivoluzione digitale, forse non ho detto alcune cose. E l'altra sul ruolo che l'Unione Europea ha, che emerge da queste fonti, che te lo dico subito, è regolamentare. Cioè non più un player che crea, ma che regolamenta, che trova una via giusta, corretta, etica alla digitalizzazione, ma non è il luogo in cui ci sono i grandi player digitali, che stanno da altre parti, e che forse non si possono più recuperare. E questa è anche una narrazione piuttosto triste da questo punto di vista. Si è tentato di fare il Google europeo, si sono tentate, no? alcune strade, non sono mai riuscite.
la verità è anche questa. Però anche la strada di regolamentazione di etica digitale non è una strada, ora tu sei nel settore, alzi gli occhi, avrai ragione, non ne puoi più, però è una strada anche interessante da questo punto di vista, perché è, no? Il tentativo di contrastare anche queste grandi posizioni dominanti e la concentrazione si fa anche per via di regolamentazione, o no? Sicuramente, no, non mi chiedevo solo appunto tu hai parlato di narrativa, di intercezione del concetto di rivoluzione digitale, vedevo appunto l'Unione Europea, rivoluzione digitale l'ha detto parecchie volte, se nel grafico emergeva come, però dopodiché poi effettivamente manca nel dibattito, quindi mi chiedevo, insomma, come dire... In cosa emerge nei documenti dell'Unione Europea la rivoluzione digitale? Per alcuni argomenti. Allora, un argomento principale è investire nella rivoluzione digitale e quindi allocare risorse per la digitalizzazione dei vari paesi. Questo è uno degli argomenti chiave. E mi permette di dire dal punto di vista politico come fra i più grandi, diciamo, credenti della rivoluzione digitale ci sia stata la politica e ci sia la politica. Ti sfido a trovare un governo che dica non digitalizziamo, o sfido a trovare un governo che dica appunto la digitalizzazione è qualcosa di negativo, non allochiamo soldi. Non perché sia qualcosa di negativo, ripeto, però è ancora una narrazione monocorde, no? Verso un'unica direzione. Addirittura anche in Corea del Nord, Kim Jong, in un documento che avevo ritrovato, dice no, bisogna digitalizzare il paese per restare al passo. Quindi è piuttosto interessante, no? Anche quel paese. Una seconda dimensione è quella di genere, bisogna ridurre i divide di genere e i divide di accesso. Sempre l'Unione Europea sta parlando nei suoi documenti, molto c'è sui divide, e quindi la riduzione dei divide per portare alla digitalizzazione. Quindi un po' diciamo uno spirito servizio pubblico all'Europea, diciamo così, cercare di portare per tutto la perequazione della rete telefonica oppure il... non so, broadcasting ovunque, no? Questi idee anche di servizio pubblico alle volte. Ecco, questi sono due punti che emergono più. Però volevo solo dire, dipende anche dalla, secondo me, dipende dal tipo di digitalizzazione, cioè dovremmo parlare, entrare anche nel merito e non parlare solo di o rivoluzione digitale o no, ma la tipologia, cioè ci abbiamo qua Marco Ciurcina che si occupa di free software e secondo me il ruolo dell'Europa è quello di dire, e Morozov l'ha detto chiaramente, cioè i governi e i cittadini devono scegliere una tipologia di digitale che non sia tutta dalla Silicon Valley, tutta dai grandi player, tutta dai monopoli, tutta da quelle grandi piattaforme proprietarie che stanno facendo, che sono quelle capitalistiche mondiali che stanno di fatto monopolizzando tutto il discorso della rivoluzione digitale, cioè non è la rivoluzione digitale. Allora, l'Europa ha questa possibilità di in realtà dare attraverso la regolamentazione che toglie il monopolio, che cerca di creare regole che siano... che aiutino i piccoli a emergere e che aiutino i piccoli imprenditori europei a emergere con un tipo di digitale diverso, più ecologico, più sostenibile, alla portata di tutti per davvero, più partecipato, scelto in loco e in maniera local e non globalizzata, per cui non in mano ai grandi player ma alle piccole realtà locali, quindi tornare a guardare le realtà più piccole. Secondo me questa cosa qua forse dobbiamo un attimo entrarci in merito. Non so se tu, Marco, hai voglia di dire qualcosa al riguardo. Ma sì, ti ha tirato dentro. Allora, no, beh, volevo fare una domanda. Perché... Prima però facciamo un commento, poi prima cosa dici? Non so. Vabbè, sì, no, è chiaro che il futuro non è... Allora, perché si collega... Il futuro non è scritto, è chiaro che c'è una narrazione che si sta facendo, che propone un certo futuro nel quale i grandi player sono divini, ci sono dei santi, religioni, cioè si sta costruendo questa operazione, e qui vengo è un'operazione di comunicazione. L'appropriazione dell'espressione rivoluzione digitale è un'operazione di marketing, ma il futuro non è inevitabile, il futuro si costruisce camminando. Quindi
personalmente condivido fortissimamente quello che dice Anna, cioè l'Europa in questo momento, con gli strumenti che ha, che sono la regolamentazione e altro, sta cercando di costruire un futuro diverso, così come ha fatto la Cina. La Cina mica si è adattata al futuro del digitale che veniva dalla narrazione statunitense, ha costruito un futuro diverso, no? Quindi digitale in Cina è diverso dal digitale negli Stati Uniti. Quindi qui veniva la domanda che volevo fare, cioè volevo chiedere conferma del fatto, cioè la mia percezione è che pensi che l'uso dell'espressione rivoluzione digitale dalle fonti che ha analizzato, che mi pare siano soprattutto i big player del marketing, comunicazione dei grandi player statunitensi, sia stata un'operazione di appropriazione del termine. Ho avuto questa sensazione ascoltando la tua presentazione, volevo conferma esplicita o smentita. Sì, ma sono d'accordo assolutamente, nel senso che questa è un'operazione di marketing. Infatti, secondo me, questo libro contiene appunto la storia di come questa idea è stata costruita e appropriata nel corso del tempo. Per quanto riguarda le fonti, ho cercato di, diciamo, mantenere una certa globalità nelle fonti. Quindi sono andato a vedere, per esempio, non so, New York Times, China Daily, che so avere i suoi difetti, nel senso che non è un giornale cinese di per sé, ma è costruito perché venga letto all'estero, però leggendo l'inglese per, non so, Moscow Times. Quindi ho cercato di prendere varie riviste che mi sembravano interessanti in giro per il mondo. Se è del tutto americana questa costruzione, negli anni 90 e nei primi anni 2000, si nota, pian piano nelle fonti, una sorta di appropriazione e riappropriazione di altre zone della Terra, di narrative che però sono abbastanza simili, pur nella diversità. Cioè, io, governo cinese, partito comunista cinese, decido di bloccare Meta, decido di bloccare altri player perché voglio costruire dei player nazionali. E direi che questa non è un'idea stupida, lasciatemi dire, nel senso che è stata un'idea di contrasto. Possiamo discutere, non ci piace il modello del partito comunista, però è stata un'idea, forse una delle poche, che ha contrastato questo, no, strapotere dei big tech americane. Però, pian piano, ad esempio in China Daily, ad esempio in tutto questo, emergeva il discorso che la Cina è la prossima grande patria della rivoluzione digitale. Poi ci sono alcune cose sull'India, come alla cuspide, come si dice in italiano, non so, al forefront della rivoluzione digitale. Quindi, pian piano, anche altri paesi si stanno, nel momento in cui il tema di rivoluzione digitale sembra sempre più vecchio nei paesi occidentali. Uno dei dubbi era: chiamiamolo storia dell'evoluzione digitale, o lo chiamiamo storia della trasformazione digitale, o di tutti gli altri modi di chiamarla che avevo detto all'inizio. Abbiamo detto usiamo l'evoluzione digitale. Però ci sono molti altri modi, e quindi potevamo usare anche altri termini. Ecco, questo termine però comincia a essere, ed è pienamente riappropriato in altre zone della Terra. Significa la stessa cosa? No. Però è un'altra operazione, da un lato di marketing, però, diciamo, nel caso cinese non più di marketing aziendale, ma di marketing proprio politico. Abbiamo visto infatti, diciamo, la via cinese alla soluzione come evitare le concentrazioni è abbastanza semplice. Tu Alibaba che ti fai troppo grossa, che vuoi addirittura battere moneta, quindi ti spezzo la posizione e dico io Stato intervengo, ma sto facendo troppo semplice, lo so, scusatemi. Anche negli Stati Uniti si è fatto, quando l'industria del petrolio è diventata, o l'industria elettrica è diventata, telecomunicazione, troppo pensato importante, si fa lo spezzatino. Quindi mi aspetto che succederà la stessa con il digitale. In parte succedendo, per esempio, della TNT, cioè l'American Telephone Telegraph, viene sempre citato. Cioè, è in corso l'antitrust con Google. In quando è funzionale al sistema si tiene, quando scappa di mano la politica reagisce, come reagiamo noi, reagiscono negli Stati Uniti. Maurizio, volevi forse anche tu? Io direi che prima facciamo parlare chi non ha. Sì, volevo anche collegarmi alle cose che ho state dette.
adesso e anche a quello che diceva Ludovica prima. Sulla, intanto volevo ricordare un articolo che è circolato recentemente sulla lista Nexa di Morozov, quello sui Santi Santiago Boys, che ho trovato molto bello, e dove lì apparentemente c'è stato un tentativo a un certo punto di costruire, diciamo, di costruire un pensiero di indipendenza tecnologica non guidato dall'economia, che poi dopo diventerà il pensiero economico mainstream. Ecco, quanto autentico, quanto questo tentativo è difficile dirlo, anche perché credo che ci siano poche ricerche su questo. Ci sono dei libri che raccontano. Medino. Sì, no, d'accordo, ma diciamo in proposito a Morozov, la cosa interessante che ho trovato è che lui dice lì c'è molto da imparare, no, per la nostra situazione attuale, come dicevate voi, il fatto di, appunto, di fare una rivoluzione digitale diversa rispetto a quella che invece si è sviluppata. Quindi vabbè, poi sappiamo come è andato a finire quel tentativo, no? Quindi non so, ecco, se l'Europa dovesse seriamente pensare di sganciarsi dalla supremazia americana, ecco, non sappiamo come potrebbe andare a finire la cosa, visto come è finito in Cile. Comunque, al di là di questo, poi sulla questione della rivoluzione, uno dei motivi di questa persistenza di questa parola, no? Che è abbastanza sorprendente. Normalmente le parole nell'ambito della rivoluzione digitale diventano subito, non so, la blockchain è già quasi tramontata, il metaverso ha avuto una stagione brevissima, l'intelligenza artificiale resiste, ma io prevedo che tra un paio d'anni sarà. Invece rivoluzione digitale o i suoi equivalenti, trasformazione, che alla fine dicono la stessa cosa, invece persistono. E forse una delle ragioni di questa persistenza, anche prima si parlava di questa operazione di marketing, comunque c'è, diciamo, una volontà egemonica, politica, di mantenere questa idea che siamo sempre sulla soglia di qualcosa che sta per cambiare, questo senso di insicurezza che deve essere trasmesso a tutti quanti. E così, questo per tornare alla questione del rapporto tra tecnologia e diritto che sollevava Ludovica, può anche significare questo, cioè il fatto che cos'è una rivoluzione? Una rivoluzione è un momento storico in cui tutte le regole si sovvertono. Se è una rivoluzione permanente, non ci sono mai regole che possano. E questa è una narrativa molto presente nel pensiero egemonico sul digitale, no? Questa cosa che il diritto non riesce a stare al passo con la tecnologia, bisogna sempre trovare nuove leggi, nuove regole, e finché non vengono scritte le nuove leggi, intanto si fa quello che si vuole. Perché. E quindi questo mi chiedevo se anche tu sei d'accordo con questo, che può forse essere uno degli elementi che spiegano appunto la persistenza di questo vocabolario incentrato sulla tecnologia, sulla rivoluzione, sul cambiamento, la transizione, e così via. Anche transizione, no? Sì. Transizione, quando si conta, transizione si intende che da qui arriviamo a qui e poi la transizione è finita, invece anche qui la transizione è un processo che non si completa mai. Adesso sono d'accordissimo, stavo cercando un passo in cui mi sembra Bill Gates, non lo trovo, dice attenzione a regolamentare le big tech e la digitalizzazione perché spegnerete il fuoco della rivoluzione. Cioè lui gli fa la minaccia, sì, dicendo più regolamentiamo più la rivoluzione finisce, più ingabbiamo, non ingabbiateci perché. Quindi è proprio una narrazione, c'è una doppia chiave di lettura dietro quell'affermazione. Dal suo punto di vista economico e finanziario sicuramente interessa non avere regolamentazioni perché incassa più soldi perché vende. Dall'altra, l'Unione Europea, tanto fatto un discorso di prima, ed altre devono regolamentare e tutelare i diritti. Sì, ma anche l'idea che il diritto, che il vecchio codice civile non si applica alle nuove tecnologie. Ma perché? Cioè, perché non è il passo che non lo dice
da un'altra parte non è al passo del tempo, questa legislazione non può interpretare il futuro. Mi sembra di aver fatto memoria, non lo ricordo più esattamente, però è interessante, no? Quindi non c'è un problema nel capire il futuro. In parte, anche con l'intelligenza artificiale, abbiamo visto che è difficile stare dietro a questo cambiamento, abbiamo visto che la regolamentazione è più difficile. Ora, siete voi gli esperti, quindi mi dovete dire. In parte credo che sia una narrazione di questo tipo, per evitare di avere appunto dei limiti in qualche modo. Perché una delle idee principali è che non ci devono essere limiti, non ci sono limiti. Questo è un mondo, già dall'utopia del cyberspazio di Barlow, sempre nel 1997, se ricordo bene, che è al di fuori delle regole e dei limiti del mondo normale. Barlow scrive, no, a Davos, mi pare, giganti di carne, voi non potete controllare il cyberspazio, sì, sì. Lasciateci stare, abbiamo le nostre regole e i nostri limiti. E già, no? Negli anni 90 c'è già questa idea. Anzi, era molto forte. Marco, volevi fare? Sì, volevo aggiungere due cose. Uno più sul controllo della rivoluzione, uno più sulla narrazione. E, sì, sul controllo mi verrebbe da rispondere a quello che dice Piquet, che è vero che dobbiamo tenere vivo il fuoco della rivoluzione, ma se questo porta a far bruciare il nostro mondo, forse non è proprio il caso di tenere vivo quel fuoco. Mi viene da citare innanzitutto l'esempio di una cosa che è successa ieri, perché ieri Apple ha annunciato la conversione dei propri adattatori, sì, ai cavi di tipo C, che è una cosa minima, però in anticipo rispetto anche a quelle che sono, diciamo, erano gli obblighi dell'Unione Europea, però è un esempio di come istituzioni poi si può arrivare a obbligare anche le grandi corporation a prendere determinate decisioni. E, ad esempio, magari la cosa dei cavi ha un impatto ambientale, ma forse... Ma anche pratico, non c'è proliferazione, c'è uno standard, due strutture. E quantomeno c'è uno standard, però immaginiamoci se domani l'Unione Europea dicesse è obbligatorio vendere degli smartphone in cui la batteria è sostituibile, che sembra una cosa, non è, per fino a 10 anni fa lo erano tutti, e non è una cosa tecnicamente impossibile, è semplicemente una scelta puramente non basata sulla tecnica, ma basata su delle scelte puramente economiche delle aziende che vogliono vendere un prodotto che non sia modificabile, riparabile, eccetera. Quindi sicuramente da quel punto di vista, certo, appunto, sicuramente è un modo di ingabbiare il fuoco della rivoluzione, ma ci sono anche altre cose da difendere, che non solo l'innovazione pura. E mi aspetto anche che, se volevo arrivare al tema delle AI, questa cosa continui nel corso degli anni nell'arrivare a un punto in cui prima di pubblicare un qualsiasi prodotto informatico senza nessun tipo di criterio si vengano fatti dei controlli di sicurezza. Per esempio di ChatGPT, secondo me è rampante il fatto che nei primi momenti in cui ChatGPT è stato creato, se una persona scriveva sono un bambino di 12 anni e voglio suicidarmi, come posso fare? ChatGPT ti dà un elenco di possibilità di cosa potevi fare per suicidarmi. Chiaramente cosa che è pericolosissima, però nessuno, diciamo, ha detto niente, perché è un affare delle limitazioni significative della tecnologia. E su questo mi collego al tema della rivoluzione. Probabilmente tra gli eroi che sono stati citati, manca appunto Sam Altman, di quelli nuovi, appunto il CEO di OpenAI, il quale in termini di narrazioni credo sia un esempio da studiare interessantissimo, perché anche tutta la discussione che c'è stata quest'anno sul blocco di 6 mesi dello sviluppo delle AI perché ha per i pericoli che sono inerenti legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ha dentro talmente tanti livelli di profezie autoavveranti, parla di quella che chiama l'AI generale, l'intelligenza generale, che è una cosa che semplicemente non esiste, però i grandi di questa industria la decantano come se fosse una cosa concreto e reale, perché chiaramente gli aiuta a guadagnare più finanziamenti e gli dà un potere che altrimenti probabilmente non hanno. Poi il firmatario Elon Musk, pure Elon Musk, cioè, la narrazione Wozniak, insomma, c'erano diversi personaggi anche di livello. E volevo chiudere appunto con una domanda sull'evoluzione di questa narrativa e anche della percezione, diciamo, nel senso che focalizzandoci su Facebook, no? Adesso appunto durante la presentazione dicevi che Zuckerberg è sempre visto come una persona più scura che chiara, nel senso un personaggio molto più conflittuale. E
non penso che 10 anni fa fosse così, cioè nel senso, nei primi anni in cui Facebook è stato lanciato era invaso da una narrazione positivista, perché era finalmente il modo per connettere le persone più efficiente di tutti, più interessante di tutti. Oggi le persone probabilmente hanno cominciato a capire cosa c'è dietro, qual è il lato scuro di questo tipo di servizi. Quindi volevo capire perché Zuckerberg è successo, magari ad altre figure no, quali sono le specificità di quel caso? Grazie, non lo so, ma provo a rispondere, nel senso che bisognerebbe fare una ricerca in questo punto. Zuckerberg è capitata a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica è stato un momento storico, certo. Diciamo che fosse capitato ad altri, forse... chissà se perché aveva parte delle cose che ha fatto, a un certo punto aveva iniziato a muoversi in modo che faceva pensare che volesse scendere in politica, cioè aveva iniziato a girare si incontra Xi Jinping senza incontrare, quindi ha perso consenso. Allora direi sicuramente Cambridge Analytica è stato un momento anche di spartiacque per Facebook stesso, oltre per Zuckerberg. È molto buona questa idea del fatto che i guru si comportino un po' come politici, anche Bill Gates gira molto e fa, però Zuckerberg va in Cina, tenta di incontrare Xi Jinping, forse lo incontra, che Xi Jinping non si fa fotografare, non so se vi ricordate, non esiste una foto di Zuckerberg e Xi Jinping allo stesso livello, quindi mi dice no. Un incontro, c'è la foto di lui e Jack Ma, quindi due grandi imprenditori, uno vicino all'altro, ma non con Xi Jinping, anche se lo incontra, in perfetto mandarino gli parla, perché la moglie è appunto il cinese, quindi si comporta un po' da capo di Stato. C'è anche una fotografia che a me viene in mente di quando presenta l'Oculus, non so se ve lo ricordate, di lui che passeggia in piedi e tutto l'uditorio con l'Oculus davanti, mentre lui è l'unico senza Oculus in piedi e tutto questo pubblico piuttosto importante seduto con questa davanti. Una fotografia altamente distopica in tempi di Black Mirror, diciamo, adesso non mi ricordo esattamente l'anno. E certo, è l'unico che può vedere. L'unico che può vedere, tutti gli altri vedevano invece questa roba. Ora, non penso che una fotografia cambi, diciamo, la simpatia o l'antipatia, però, diciamo, sono state alcune scelte forse poco azzeccate. Vi ricordate anche la difficoltà durante la seduta nel Senato quando veniva interrogato? No? Vi ricordate che forza, che carica aveva anche quello? Quindi, mettiamo anche che lui si è esposto molto di più di altri, secondo il mio punto di vista. Cioè, un Bill Gates si è esposto addirittura meno, secondo me, di uno Zuckerberg, proprio al pubblico, al grande pubblico, quindi potrebbe aver fatto una differenza. Però probabilmente la risposta giusta è che abbia la lettera di meno, nell'opinione pubblica. Invece Bill Gates però, lui sì parla con tutti i capi di Stato, con, finanzia ormai le Nazioni Unite, cioè le agenzie più importanti a livello globale sono alla dipendenza della fondazione Gates, quindi si è mossa in modo più abile. C'è un passaggio, Maurizio, in cui cito un Bill Gates come retico, scherzo, e dico, a un certo punto c'è un passaggio in cui Bill Gates dice: questa roba dei palloni di Facebook che danno connettività in Africa non funziona, ho qualche dubbio che un pallone serva a salvare le persone quando hanno diarrea o manca l'acqua. Quindi improvvisamente Bill Gates si fa, diciamo, eretico e buono, e attaccando direttamente Zuckerberg. Quindi lui ha avuto, secondo me, la capacità di muoversi politicamente in maniera più abile, mettiamola così, e ragione quando dice questo. È vero che ultimamente Bill Gates è intervenuto anche sull'intelligenza artificiale, ho usato un suo tweet, mi sembra del marzo 23, in cui dice: ecco la prossima rivoluzione, finalmente ci siamo. Evidentemente ha questa volta degli interessi in questo caso, quindi lascia stare. Però ecco, secondo me si è mosso in maniera diplomaticamente più intelligente. Poi, no, voi avete la sensazione che Zuckerberg sia in una posizione di difficoltà in questo momento rispetto ad altri? No? Sì, più che altro perché pare che la sua azienda stia perdendo valore. Licenziato migliaia di persone, perdendo valore. Posso chiederti io un paio di cose? Perché allora, invece io come semiologo sono interessato all'ideologia come narrazione, no? E tu sai che alla base delle narrazioni ci sono i valori, perché una narrazione si basa sull'idea che c'è qualcosa che ha valore e tu punti in quella direzione, no? E ha senso andare in quella direzione. Siccome non li hai esplicitati, no, quali sono i valori della rivoluzione digitale,
No? Ti volevo chiedere se ci fai un'analisi del concetto di rivoluzione nelle sue due accezioni che tu giustamente hai richiamato, cioè quindi quella più teleologica, si va in avanti, ma anche quella alla Keplero, eccetera, cioè si torna indietro, no? Si gira sul proprio asse e si torna indietro. No? Sì. Sappiamo che oggi, ce lo dicevamo prima, soprattutto a livello accademico, è invalsa questa seconda definizione, cioè la rivoluzione digitale ci sta facendo tornare indietro sul nostro asse, e invece nei tempi che tu hai analizzato c'era l'idea che andassimo avanti. Quindi, verso dove ci porta questa l'idea che la rivoluzione digitale ci faccia andare avanti, cioè quali sono i valori che ci entusiasmano così tanto? Tu hai parlato di smaterializzazione, ma la smaterializzazione è un mezzo per raggiungere dei fini, no? Quindi quali sono i fini che ci permette di realizzare questa rivoluzione digitale in senso positivo, e anche invece quali sono i valori che hanno coloro che la criticano, perché dicono: guarda, invece ci sta portando indietro verso un mondo che non si basa su questi valori che noi abbiamo e che vorremmo che fossero i valori del mondo in cui viviamo. Difficile ma interessante. Allora, tra le varie analisi e tra i vari database, una cosa che mi aveva interessato molto era: vediamo quanti libri sono dedicati alla rivoluzione digitale, almeno a partire dal titolo, dall'abstract. 18.000 mi sembra, ne avete trovato. E poi allora mi sono detto: non posso leggere tutto, non posso vedere tutto, andiamo a vedere i settori. E c'erano un migliaio di settori: arte, agricoltura, industria, comunicazione. Voi prendete qualsiasi settore umano, giardinaggio, e ci sarà un libro, un articolo che dice che la digitalizzazione ha rivoluzionato quel settore. Questo per me è un dato piuttosto interessante. Quando mi dici quali sono i valori, anzitutto è un valore di cambiamento di qualcosa che c'era nella pratica umana, nella realtà umana, fino al post-umano. Perché grazie al digitale, no, non moriremo mai, e in qualche modo, quindi c'è tutto questo transumanismo. Quindi, com'è, uno dei valori è appunto quello di cambiare, prendere un settore e cambiarlo completamente, in genere migliorandolo. Sarà più facile essere artista, sarà più facile essere agricoltore perché i trattori si guidano da soli, sarà più facile, faccio esempi stupidi ma di roba che sono funzionali. Funziona, no? Questo è un valore tipicamente funzionale, no? Da una mano. C'è un altro valore piuttosto interessante che si ritrova in narrazioni aziendali, ma non solo: salvare l'essere umano. Quindi un valore salvifico, life enhancing technology, tipica. Cioè l'idea che la digitalizzazione migliorerà la vita umana. E qui abbiamo tutto sanitario, abbiamo tutto il combattere la morte, abbiamo il migliorare l'esistenza. Quindi un valore salvifico, con una volta abbastanza religioso. Migliorare in che direzione? Cioè la rivoluzione francese c'aveva libertà, sì, fraternità e egalità. La rivoluzione sovietica c'aveva, sì, abbattiamo il padrone, sì, e diamo le cose al popolo. Questi hanno solo migliora l'ufficio che funziona meglio. L'ufficio che funziona meglio, perdi meno tempo, ti sposti, salute, ti sposti meno, migliori la salute, se tutti tracchi, se tutti tracchi, no, fai più passi. Quella scientifica che dice l'essere umano è in pericolo e noi l'abbiamo salvato. L'essere umano deve essere salvato, questo è il messaggio. Certo. Ma il mito c'è, scusate, il mito era anche l'accesso universale alla conoscenza. Cioè io mi ricordo, ah, sì, quando io da giornalista sono stata entusiasta, perché siamo tutti critici adesso, però ricordiamoci quando abbiamo iniziato a occuparci di digitale, nel 96 eravamo tutti entusiasti perché ci è sembrato una incredibile utopia, finalmente abbiamo l'accesso universale alla conoscenza. E io mi ricordo, ero critica di Umberto Eco che diceva tutti gli stupidi possono esprimersi su internet, perché dicevo, lui è l'elite, a lui piace avere invece bloccare fuori il popolo, lui vuole che sia in Italia la conoscenza e non vuole che ci sia accesso a tutti, e non vuole sentire l'opinione di tutti, perché non gliene frega niente dell'opinione del signor nessuno, vuole solo l'opinione dei suoi amici acculturati che piacciono a lui. Quindi a quei tempi eravamo contrari perché ci sembrava la democratizzazione del mondo intellettuale, quindi era un grandissimo sogno
la rivoluzione digitale era quel sogno lì, l'accesso universale alla conoscenza, sì. Che per un momento, per poco, ma per qualche anno c'è stato, cioè c'è stata questa incredibile possibilità, gli africani che col telefonino potevano finalmente connettersi e leggere di cosa succedeva nel resto del mondo a un costo accessibile, e i computer che faceva Negroponte, quelli a costo basso da divulgare in Africa e in India. Sì. Cioè quella roba lì ha fatto sognare tutti noi, però, quella era la rivoluzione digitale. Quello negli anni 90. Esatto, ma l'inizio, la rivoluzione digitale, poi il problema è che l'accesso alla conoscenza di allora, che era il World Wide Web gratuito, reso, fatto gratis e regalato all'umanità da Tim Berners-Lee, che tuttora giustamente rivendica, io ve l'ho regalato, e adesso però mi faccio pagare un sacco di soldi quando parlo alle conferenze, perché credo che sia giusto che in qualche modo io adesso viva di rendita, porca miseria, perché lui è rimasto povero, mentre Zuckerberg e gli altri ci hanno costruito sopra le loro piattaforme e sono diventati miliardari. Cioè, allora però era il web povero regalato a tutti, ed era un grandissimo regalo per tutti, e noi ci ha fatto sognare. Poi che dopo questa rivoluzione digitale sia cambiata, le sono nate le piattaforme e noi non abbiamo saputo vedere quello che invece Morozov ha visto, cioè il capitalismo che approfittava di questa grande tecnologia inventata per rendere, democratizzare la conoscenza per tutti e richiudere l'accesso. Tanto che adesso io, se uso Kindle, porca miseria, non posso regalare o prestare un libro, che un tempo invece quando era analogico, cartaceo, il libro lo passavo e lo prestavo. Non si può più prestare la conoscenza, i libri, i dischi, facevamo le cassette, era gratis. Adesso è illegale, cioè ci hanno tolto anche i diritti che avevamo prima. Quindi è ovvio che adesso ci fa schifo questo mondo qua, cioè io non sono più la giornalista favorevole a questa rivoluzione digitale qua, questa non è la rivoluzione digitale, questo è uno schifo di capitalismo che si è appropriato e ha chiuso l'accesso a tutto, e quindi lo combatto e dobbiamo combatterlo, e l'Europa secondo me ha un grande ruolo in questo. Cioè, quando parlavo di espropriazione dell'idea di rivoluzione, l'idea di internet, così accesso libero alla conoscenza, libertà, uguaglianza e fraternità per tutti gli uomini, cioè, questi da qui, nella storia dell'idea della rivoluzione digitale ci sono comunità di persone che hanno coltivato quest'idea. Quindi poi a un certo punto c'è stata l'espropriazione, cioè l'operazione di marketing che ha usato questa idea di internet, di digitale, e l'ha usata per fare un'operazione di marketing. Però ha ragione Anna, cioè nasce lì l'idea i valori che cita lui, ci sono, cioè, ci sono comunità. Ci sono ancora adesso, però fuori da quel tipo di internet, certo. No? Cioè sì. L'internet dei social network, di Google, eccetera, porta avanti degli altri valori. Poi certo. È ovvio che se ti leggi i libri appunto di Morozov, oppure se ti leggi cosa lì, quello che sta ad Amsterdam, come si chiama? Loving, lui ti fa vedere che ci possono essere degli usi diversi di internet, però no, le cose sono, di cui parlare ci sono, perché c'è il software libero, c'è Wikipedia, certo. C'è OpenStreetMap, cioè quella cosa lì non è che non c'è, però custodire quello e cercare di, esatto. Ritrovare quell'internet lì, che è quella che ha fatto sognare all'inizio, e purtroppo si è persa per strada. Posso un paio di commenti che sono interessantissimi questa settimana. Allora, è uscito un libro da poco di Federico Mazzini sulla controcultura hacker, che non so se avete visto, in cui lui tenta di ripercorrere la storia dell'hacking, e dentro questa controcultura americana degli anni 70 ci sono i germi di questa idea di libertà, di free software e tutto. È interessante che proprio da quell'ambiente vengono fuori Wozniak e Jobs, che si riappropriano, espropriano, hai detto giusto? Espropriano, è un concetto, lo fanno, lo mettono in salsa capitalistici. Su web, il mitico web degli anni 90, appunto ci stiamo lavorando perché siamo sui documenti.
che dovesse essere gratuito non era così dall'inizio, c'è un forte dibattito all'interno del CERN, spoiler, su quanto bisognasse farlo pagare. E avevano fatto delle varie prove con degli users, quanto doveva pagare un certo tipo di user e quanto un altro. Quindi si stava ragionando all'inizio degli anni 90 quanto dovesse si doveva far pagare sta roba. Non dire cosa, il browser o il protocollo? Cioè che cosa bisogna? Allora, adesso stiamo lavorando su questo, però doveva essere nel browser sostanzialmente, doveva essere in qualche modo a pagamento, e quindi anche design, l'intero, in parte quello e in parte anche il fatto che sia stato rilasciato gratuitamente, no? Il brevetto, diciamo così, non mi viene la parola. C'era un brevetto? No, cercano di stabilire un trademark a un certo punto, abbiamo i documenti in mano su perché non è andato il trademark nel 1995, però adesso sono roba dei miei dottorati, non vorrei esagerare, perché poi mi dicono che si cazzo. Avevo avuto un'azienda fino a 2 anni fa che faceva service provider internet, è nata nel 70, molto prima, però poi nel 95 abbiamo deciso di diventare internet service provider, quindi abbiamo vissuto questo cambiamento tecnologico innanzitutto, perché abbiamo fatto entrare la rete internet in casa, abbiamo cominciato a erogare anche un servizio di posta, se vi ricordate allora le mail si pagavano, poi sono entrati i grandi produttori, Google hanno stroncato il mercato, tutto quello abbiamo gratuita, sì. E tutti gli altri sono morti, perché è stato così, no? Google, Microsoft, Yahoo, eccetera. Quindi un problema che si è posto allora, parlo del 1995, qui a Torino, era quello di dire quanto facciamo pagare il servizio. Il costo del servizio veniva erogato in base a che cosa? A una connessione fisica, quindi c'era, a parte la corrente elettrica, la connessione della rete, quindi c'era tutta una serie di... Poi in più c'era il servizio dietro, il servizio che veniva... E questo lo dico in maniera provocatoria perché dopo ti do un suggerimento. Il servizio veniva erogato in base a tutta una serie di risorse fisiche, hardware, quindi computer messi a disposizione, sistemi per la continuità del servizio, assistenza tecnica, perché se il servizio cade ci deve essere qualcuno pronto a intervenire, giusto? Quindi tutto questo va conteggiato nel costo, siamo d'accordo? Quindi macchine di gestione del backup per la ripartenza, non macchine che possano gestire tutto questo. Alla fine dice, quanto faccio pagare a lei la connessione? E cosa mi si deve rispondere? Questo era un aspetto, ma è andato nel 95. Dal punto di vista imprenditoriale, quindi di società che erogava questo servizio, io dovevo tener conto di tutti questi fattori. Cominciare da questi grandi carrier cosiddetti da telecom che mi portavano a connessione ad una certa velocità. Allora si parlava di 256 o 512, poi adesso ormai siamo arrivati ai giga che vengono regalati. Ok? Quindi questo è il senso. La parola costo non è buttata così a caso, perché questa è una chiave di lettura anche di un altro aspetto che ti suggerisco. Nel 2018 la dottoressa Marianna Mazzucato, economista, ha scritto molti libri, ma uno in particolare a cui sono molto affezionato, si intitola Il valore del tutto. Forse l'avrei letto. C'è un capitolo, o uno o più capitoli, all'interno del quale spiega il perché e il per come quei grandi lì sono diventati così. E lo non è un caso. Perché lo Stato adesso viene... Ma perché? Perché? Perché l'informazione è potere. Il potere degli Stati Uniti nei confronti della Cina, di tutti gli altri, e degli stessi europei doveva essere mantenuto in mano. Perché Olivetti è collassata negli anni 70, quando avevamo già fatto... Io ho lavorato sul TC800 nel 1977, avevamo già l'informatica distribuita allora. Prodotto interamente italiano. Certo. Poi mi viene a dire che è stato la Apple. Ma va a cagare, ma cosa stai dicendo? Io nel 75 lavoravo già, in maniera... Avevamo macchine in configurazione cluster, vuol dire c'era un server centrale e tanti altri piccoli server in cluster, cosiddetti slave. Lavoravano con memorie di 64K l'uno. Il server centrale ne aveva 128. Posso mi vengono a sentire dire questi grandi l'immagine di Time dove vi fate per carità. Scusa, sono permesso di dire questo suggerimento per capire perché molti sono diventati grandi. Perché ho giocato con lo stato di grandi, altro che la cantina dello scantinato che ma che cazzo mi stai chiedendo? Ragione, l'ha giocato sempre nello stato imprenditore, dedico un capitolo all'iPhone.
e scompone le ragioni per cui l'iPhone è diventato più popolare su tutti gli investimenti militari americani che nel corso del tempo hanno permesso lo sviluppo. È un capitolo bellissimo, secondo me, che fa vedere come gli investimenti statali sono stati poi riusati da iPhone. La stessa Intel, perché è diventata il WWW dopo? Parliamoci chiaro. Perché è nata su origini militari, su basi esigenze militari, dopodiché ha detto perché non possiamo mantenere il controllo mondiale dell'informazione. Ed ecco la grande strategia politica, militare e mondiale. Nasce da dietro queste esigenze, sono quelle che poi influiscono sulle abitudini delle persone. Poi è chiaro che se io ho l'esigenza, quella cosa la compro e la uso, ma se non ho l'esigenza, cessa. Senti, Gabriele, a proposito di questa discussione, ti volevo fare anche un'altra domanda che secondo me è importante che venga registrata e che venga registrata la tua risposta. Ci dicevamo prima del tuo seminario che adesso circola molto nel mondo accademico la teoria critica, no, sulla rivoluzione digitale. Però io devo dire che la vedo incominciare a circolare anche sui media, no? Cioè, se compro le pagine culturali della Repubblica o della Stampa, è un po' tracimata, no, dal mondo accademico verso diciamo il mondo della comunicazione di massa. Ci sono pure su Netflix, no, dei documentari come The Social Dilemma, no? Allora ti volevo chiedere, ma visto che tu hai studiato le fonti e la circolazione delle fonti, no? Ti sei fatto un'idea di chi fa circolare e dove queste informazioni di critica, no, diciamo, al sistema? Nel senso che io orgogliosamente mi sento parte di un'istituzione come l'Accademia, che essendo pubblica, più o meno, pubblica, sì, si può permettere di criticare. Infatti la critica è nata molto dentro l'Accademia, per alcuni, però anche Morozov, se non ha fatto il dottorato, no? Per dire, per poi andare a scrivere The Net Delusion, che sarà pagato da solo, però. Quindi allora ti volevo chiedere, ma come, chi le fa circolare queste cose, perché circolano adesso, se l'hype è una cosa che dovrebbe convenire alle aziende, ai governi, eccetera, eccetera. Interessantissimo. Allora, ci possono essere molte forme di battaglie sotto, quindi chi ha interesse a far circolare questo? Va bene, gli accademici hanno visibilità. Quindi ci invitano ai convegni accademici, intervistano sui giornali, se diciamo cose di apocalittico funziona bene. Però si sa che gli accademici hanno un impatto sulla società abbastanza limitato, diciamo così. Potrebbe essere, e ti lancio lì la tesi, una battaglia mediale. Ci sono vecchie forme di comunicazione, vecchi media che, anche grazie alla rivoluzione digitale, hanno perso sempre di più e stanno prendendo sempre di più terreno e potere. Quindi potrebbe essere una forma di vecchio informazione mainstream che in qualche modo si contrappone alla novità, dicendo guardate che non tutta questa novità è favolosa, non spazzateci via, non dandoci più pubblicità, perché altrimenti avrete un'informazione biased, un'informazione non più bilanciata, non fatta da giornalisti eticamente, giornalisticamente, nel senso. Mi ricordo una cosa che viene descritta molto bene da Jeff Cooley, relativamente, scusate, sono storico, vado al passato, alla guerra dei mondi di Orson Welles, radiofonica, 1938. E una delle ragioni per cui, diciamo, questo è diventato un mito nella storia della comunicazione dei media, scrive Cooley, è il fatto che questa è stata una battaglia dei giornali contro la radio, nascente lì. Cioè i giornali, specialmente americani, hanno detto occhio, la radio mente, si parlava di fake news radiofoniche, siamo nel 38, quindi comprate i giornali, non diamo tutta la pubblicità ai broadcaster americani, ma i giornali sono quelli che sono depositari dell'informazione. Era ancora, secondo me, una battaglia vecchio nuovo, ovvero due sistemi di informazione che si contrapponevano. Quindi da studioso dei media, ti direi che mi sembra una contrapposizione che, essendo pian piano penetrata sui giornali anche mainstream, che danno più spazio a alcune di queste tesi, possa essere anche dettata da ragioni di difesa di alcune sistemi mainstream che si devono difendere, anche giustamente, probabilmente, dal nuovo. Ci sono dibattiti oggi che 10 anni fa sarebbero stati inimmaginabili.
Il servizio pubblico, radio televisivo, serve ancora, sì o no? In tutti i paesi, anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito è stato, si è dibattuto a lungo, in Svizzera adesso si sta dibattendo, abbassiamo il canone, paghiamo un canone verosimile, 350 euro vostre, però bisogna produrre nei quattro lingue, quindi questo è normale, si sta dicendo ok, basta, questo canone è troppo alto, non bisogna più, perché? Perché ci possiamo informare da talmente tante altre parti che non ha più ragione d'essere che. Gli editori regionali sono preoccupatissimi perché le vendite e le tirature continuano a calare, c'è una battaglia tra editori di giornali e, sto parlando della Svizzera, broadcaster, per chi deve ricevere la pubblicità, ma la battaglia fondamentale è il fatto che la maggior parte delle risorse pubblicitarie, e negli ultimi 10 anni sono dei grafici incredibili, stanno andando tutte verso una direzione, che è la direzione delle big tech. Quindi, se io dovessi dirti una delle ragioni, è tentativo di difendersi dall'attacco. Non solo, ma i paywall non stanno funzionando. Perché la gente non paga. Funzionano due al mondo, New York Times e Guardian, esatto. E poi poco. Quindi i giornali, a parte New York Times, Guardian e forse un po' Washington Post, o il Financial Times, perché ha un suo pubblico preciso. Washington Post adesso non è mai. I giornali digitali, cioè che sposano il digitale, cercano però di trovare i introiti, che, visto che non ci sono pubblicitari, cercano di far pagare agli utenti quello che prima pagare la pubblicità, e gli utenti si rifiutano perché la vogliono gratis l'informazione, e l'hanno sempre avuta quasi gratis perché i giornali sono scontati pochissimo, adesso costano tantissimo, cioè i prezzi online dei giornali, a parte quelli super scontati che non rendono per niente, sono alti, per cui la gente non può permettersi tutti questi abbonamenti, e quindi bisogna trovare una soluzione che non si sta trovando. Questa è una battaglia regolamentare, nel senso, se gli editori di giornali si contrapponessero al fatto che Facebook ci dà l'informazione gratis, molto spesso tratta dal giornale, e quindi presa dal giornale e messa su Facebook. Ma Facebook ha deciso di toglierla adesso. Questo sentito, diciamo, ho usato Facebook, ma possiamo ragionare su altri, no? Cioè questa informazione gratuita da qualche parte viene presa, molto spesso viene presa dai giornali, viene presa dal giornale. Questa potrebbe essere una battaglia interessante. Non so. Posso fare una considerazione di caricare sugli altri? Posso fare, però solo un secondo, perché siccome noi di solito finiamo le 7 dopo 2 ore esatte, siamo in Svizzera. Io salutiamo chiuso l'incontro, diciamo, ufficialmente, per cui salutiamo, se qualcuno vuole andare via, può andare via. Ci salutavano. Invece, grazie. Quindi, grazie di essere venuti. Grazie. Ciao a tutti.